le cose d'ogni giorno. Dottore Ubaldo Carloni, nutrizionista ed esperto di medicina alternativa. L'importanza della medicina alternativa. Buonasera, grazie per questa possibilità. Allora, questo è un termine nato negli anni 80-90, quando diciamo, la medicina ha aperto le strade a tante altre forme di approccio, insomma, orientale, medio orientale, andino e quant'altro. In realtà non c'è nulla di alternativo e quindi è un termine un po' nato in un momento in cui la medicina ufficiale stava diventando diciamo, l'unica forma di medicina e allora si chiamavano alternativi gli altri. Non è così, la medicina è unica, sono molte forme invece di approccio, questo sì, questo è vero. E spesso sono alternative nel senso come finalità alternative. La nostra medicina è una medicina d'urgenza, potente, la diagnostica è molto efficiente. Abbiamo conquistato moltissime cose a livello appunto molecolare, diciamo di, però la cura delle patologie principali di cui questa sera poi ne parleremo un po', nate essenzialmente con gli anni 70-80, prima alcune forme di patologie non erano conosciute e quindi vengono collegate, e ora gli studi sono molto ricchi dopo un po' di anni, dopo qualche decina di anni di studi, vengono collegate alla trasformazione che c'è stata del territorio. Quindi dai metalli tossici, metalli pesanti, trasformazioni chimiche, i pesticidi che entrano sistematicamente nel ciclo biologico e quindi producono quello che ora si dice una modifica, una espressiva dei geni chiamata epigenetica, cioè le molecole, le sostanze, l'ambiente esterno, in una parola, influisce sull'espressione dei geni. E quindi vengono innescate delle diciamo, situazioni in cui il corpo umano non si attrezza più, non si ripara più secondo il programma dato, ma si ripara in funzione delle molecole che arrivano. Ecco, questi sono studi molto importanti per capire come l'ambiente esterno sta pesantemente condizionando la salute. Vediamo un attimino la nutrizione, no? Si dice che, disse Ippocrate, che fa che il tuo cibo sia medicina, però poi succede nei fatti che per svariati motivi, preoccupazioni, ansie, depressioni, non si segue un'alimentazione sana, cioè la mente, oltre al corpo, gioca un ruolo fondamentale. Come si raggiunge l'equilibrio? Beh, pensiamo anzitutto che una conoscenza minimale vada fornita, insomma, tutti i cittadini dovrebbero avere una conoscenza minimale che non viene data, non viene fatta. Le trasformazioni cui prima alludevo, importanti sul cibo, che hanno provocato tanti grossi problemi, non vengono quasi mai messe a tema. Solo recentemente appunto gli studiosi stanno tentando di divulgare queste notizie e fare capire come tante cose nate, tante difficoltà sono un po' frutto di trasformazioni. Il corpo si adatta, la nutrizione è in grande evoluzione, pure questa scienza che è una scienza di base essenzialmente, è una biochimica di base e quindi è molto difficile trovare delle chiavi di lettura uniche perché il cibo non è quello che era semplicemente 50 anni fa, figuriamoci 1000 anni fa. Quindi noi abbiamo a che fare con un cibo che è modificato sistematicamente, quindi a trovare un approccio anche ad una dieta, ad una ecco, cosa che veniva un po' divulgata negli anni 80 come dieta mediterranea, e sì, quella dei greci, sì, olive, il pane fatto in un certo modo, adesso il pane è bianco, non è più quella roba lì. Quando tu vedi la piramide, questa sera non potremo proiettare perché non manca cosa, si può proprio vedere che alla base della piramide ci sono i carboidrati. Sì, ma quali carboidrati? Quindi anche nel tempo questa dieta che tutti ci hanno un po' invidiato, mediterranea, si è trasformata, si mantiene la struttura, piramide, base, cereali, legumi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alle carni e ai latticini, ma non è detto come questi cibi poi vengono trasformati, questo è il vero problema che c'è. Quindi l'informazione è essenziale farla, è anche importante che i cittadini partecipino poi a queste cose, attivamente, non passivamente. Perché un conto è prendere delle medicine e un conto è cominciare a cambiare qualche cosa che ha a che fare col tuo modo di esistere, no? Quindi con cui tu prepari i cibi, sapere i componenti, come fare la spesa, evitare di fare certi acquisti, quindi un controllo anche del metabolismo come comportamento generale, insomma il corpo va mosso essenzialmente, no? Noi dobbiamo muoverci, dobbiamo camminare, fare tiramotori, fare qualche cosa, dobbiamo respirare in un certo modo e così via, quindi
tutto questo viene chiamato igiene di vita, viene chiamato. Ecco, io punterei molto di più sulla prevenzione e l'igiene di vita e la conoscenza del cibo e anche dei farmaci, e quindi in questo modo si potrà istituire una collaborazione molto più effettiva, molto più come dire, efficiente tra, diciamo, l'ambito scientifico medico e invece la cittadinanza, cosa che adesso invece manca totalmente questa cosa. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata a cui abbiamo dato come titolo A tavola con il dottor Carloni. Questa è la prima di tre iniziative promosse dall'Associazione Culturale La Voce del Sud presso la Biblioteca Comunale con il patrocinio del Comune di Bova Marina. Le prossime, vi dico molto velocemente, si svolgeranno il 20 di agosto, lunedì prossimo alle 21.30, sempre qui o al massimo in cortile. Parleremo di DNA e antichi testi sacri. Di questo a breve vi farò dire qualcosa di più, in più da Ubaldo Carloni, che curerà anche la relazione di quella serata. Sabato 25 agosto invece, sempre qui, conosceremo meglio la danzatrice Silvia Legato, che è ballerina e insegnante di danza. Il titolo della serata è Punta di piedi fino a Pechino. Avremo l'opportunità di vedere anche alcune delle sue performance internazionali. E inizio con qualche ringraziamento. La Voce del Sud l'anno scorso ha festeggiato i 10 anni, oggi arriviamo a 11. Le nostre pagine nel frattempo sono diventate 12. Il nostro periodico continua puntualmente a uscire, quindi da circa 11 anni a questa parte. Si è arricchito di contenuti, di nuove firme, e soprattutto resiste, insomma, all'usura del tempo, perché insomma non è facile quello ogni mese riuscire a mettere insieme le energie, il materiale e anche le risorse. Chi volesse in fondo può sottoscrivere l'abbonamento, sia cartaceo per chi sta fuori o anche online, e provvederemo a inviarlo mensilmente tramite mail oppure tramite posta ordinaria. Il tema di questa serata riguarda l'alimentazione, un tema che è all'interno del nostro giornale, già da tempo curato all'interno di una pagina in cui una delle rubriche viene firmata da Ubaldo Carloni. Vi spiegherò a breve meglio il suo ricco curriculum. Al suo fianco, in questa pagina, troviamo la bacheca d'Esculapio, curata dalla dottoressa Angela Orlando, specialista in farmacologia, una delle rubriche più antiche, e in ultimo, ma non meno importante, il mondo delle api, curato da Carmelo Valalà, esperto in apicoltura. Quindi stasera andremo ad approfondire l'aspetto della salute, del benessere, con particolare riferimento all'alimentazione. Ubaldo Carloni ha già dato il piacere di fare delle relazioni nel nostro paese nelle due stati precedenti. Prima lo abbiamo ospitato presso la nostra sede sociale in via Venente Pugliese, l'anno scorso presso Palazzo Maggeri, quest'anno qui in biblioteca avremo due momenti. Vi presenterò a breve Ubaldo Carloni. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i presenti per l'attenzione, per la vicinanza che avete dimostrato. Ringrazio tutti i lettori e sostenitori che ci incoraggiano ad andare avanti nonostante le tante difficoltà. E un ringraziamento ai direttori del giornale, al mio fianco c'è il direttore responsabile, il dottore Zuccalà, nonché fondatore della testata, che ha dato poi il nome all'associazione culturale La Voce del Sud, il direttore editoriale Leone Campanella e i nostri instancabili collaboratori, in primis Carmelo Valalà,
poi anche abbiamo tra il pubblico il signor Antonino Lucene, il professore Domenico Zavettieri, l'avvocato Riccardo Mollica. Spero di non essermi dimenticato nessuno e soprattutto grazie a voi che siete venuti qui. Mi sono dimenticato di Pasquale Lazzaro, doppia veste, perché questa sera è anche qui per Tele Bova Marina e Tele Merito, dove verrà poi riproposta la serata. Bene, dopo questo prologo un po' lungo, passo la parola in primis al direttore responsabile della Voce del Sud, il dottore Saverio Zuccalà, per un saluto e alcuni cenni introduttivi. Sì, buonasera a tutti. E ci corre l'obbligo di ringraziare il relatore di questo convegno, Ubaldo Carone e Carmelo Vadalato, che ci consentono questa sera di farci conoscere l'importanza di una sana ed equilibrata alimentazione nelle diverse fasce di età della nostra esistenza. Ubaldo Carone e Carmelo Vadalato sono tra i più validi collaboratori della Voce del Sud. Il periodo con l'area greganica nato nel 2007 da un'idea dei liberi pensatori che si è sempre proposto il compito non semplice di far conoscere quelle notizie ed eventi socioculturali spesso non pubblicati dai giornali a tiratura regionale, promuovendo convegni e manifestazioni, privilegiando e rendendo il giusto riconoscimento agli eventi più significativi che arricchiscono la conoscenza e la cultura del nostro territorio. Il nostro giornale, che è l'unico periodico mensile cartaceo che da 10 anni raggiunge porta a porta circa 1000 lettori nell'ogni gesto sociale dell'area greganica, estendendosi da Reggio a Bruzzano Zeffirio, non gode di alcun finanziamento pubblico e si sostiene con proprie risorse e il sostegno di alcuni amici e lettori. Ubaldo Carone e Carmelo Vadalà ci illustreranno questa sera in modo abbastanza particolareggiato ed esaustivo come un'alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute, mentre un'alimentazione inadeguata, oltre ad incidere sul benessere psicofisico, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza di numerose malattie croniche. Frutta, verdura, miele, celiane come mais, orzo, farro e i loro derivati sono una fonte di carboidrati per il nostro corpo e sono molto utili per dare energia ed apportare vitamine, proteine e minerali per alimentare il continuo ricambio di cellule e di altri elementi del corpo, per rendere possibili i processi fisiologici, per proteggere il nostro organismo con il potenziamento delle difese immunitarie. Per questa ragione l'alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed equilibrata, perché anche secondo il parere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa un terzo delle malattie cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie ad una equilibrata e sana alimentazione. Vorrei anche accennare, prima di avviarmi alla conclusione, come l'alimentazione dalla preistoria ai nostri giorni abbia segnato l'evoluzione del genere umano, che era essenzialmente onnivoro, in grado cioè di consumare una grande varietà di materiali vegetali ed animali. Infatti, per un lunghissimo tempo che abbraccia tutti i periodi paleolitici sino all'inizio del neolitico, circa 10.000 anni fa, l'uomo era un cacciatore, raccoglitore nomade, il cui cibo era costituito essenzialmente di selvaggina, proteine e lipidi, ma anche bacche come frutti selvatici, ancora radici che c'erano cuciti con indice glicemico molto basso, contenente molte fibre. Vorrei accennare anche come i romani, che hanno conquistato il mondo, i cui valori sociali erano l'austerità e la sobrietà, per i romani i pasti erano molto frugali e consistevano in una colazione mattutina di una tazza di latte con pane, miele e frutta secca, non disdegnando anche un discreto apporto di proteine animali. Io mi avvio alla conclusione
non voglio togliere spazio ai nostri relatori. Per concludere, l'alimentazione per essere equilibrata deve essere anche varia, in quanto è più probabile che vengano assunte nelle giuste quantità tutti i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno, riducendo al minimo le conseguenze negative derivanti dall'ingestione di sostanze potenzialmente nocive che possono essere presenti sin dall'origine oppure formarsi in seguito a processi di lavorazione, conservazione e cottura dell'alimento. Grazie. Grazie al dottore Sergio Zuccalà. Tra poco entreremo nel vivo, vi anticipo che parleremo di cose che non sono particolarmente conosciute, sveleremo tante insieme a Ubaldo Carloni e Carmelo Vallà, degli aspetti abbastanza inediti dell'alimentazione. Vi dico solo qualche argomento: il volto sconosciuto dei grani, la favola del colesterolo, ma parleremo anche dell'importanza della vitamina D, della vitamina K, della loro assunzione combinata, parleremo di combinazioni alimentari e dell'importanza del sole. Ora passo la parola a una delle colonne della Voce del Sud, il nostro Carmelo Vallà. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Stasera, diciamo come l'anno scorso, abbiamo avuto la possibilità di avere Ubaldo Carloni qui con noi e ne approfittiamo, a parte che lui ci ha mai innamorato di Poa Marina, non può fare a meno ogni anno di venire con noi, no? Per cui non ne approfittiamo, perché noi ci conosciamo da 40 anni, per cui io so bene quanto vale e quanto può essere utile a tutti, no? Il discorso di stasera è un discorso molto complesso, perché la nutrizione, diciamo, umana è molto condizionata da tutta una serie di fattori, no? Per cui rappresenta una complessità che andare a fare un minimo di storia, voglio dire, non si esce più fuori, perché fondamentalmente oggi abbiamo tanti aspetti e tanti stili alimentari che si sono, come dire, sviluppati, creati attraverso anche l'evoluzione e i cambiamenti che ci sono stati nell'agricoltura, soprattutto, che è la fonte principale, partendo dal suolo, dalla fertilizzazione, dall'alimentazione stessa, dall'uso dei minerali, dai concimi chimici, dai fitofarmaci, dalle pratiche agricole, per cui diciamo che si è rivoluzionato tutto questo, iniziando dalla industrializzazione dell'agricoltura, per cui l'agricoltura più come era intesa un tempo, con delle pratiche agricole legate a far bisogno dell'albero, cioè con una cura particolare, questo meccanismo si è, come dire, risolto attraverso l'intervento della meccanizzazione nell'agricoltura, per cui e dei farmaci per curare queste impianti di monoculture che hanno distrutto anche le biodiversità, le specie, la propagazione e anche l'ambiente, perché le monoculture hanno segnato anche un cambiamento ambientale. Di conseguenza, fare una storia su tutto questo argomento stasera diventerebbe, non basterebbe tutta la serata, no? Però io accendo solo alcune cose in modo tale che io stasera vorrei stimolare più le domande da parte cittadini, nostri amici presenti, in modo tale da avere delle risposte anche brevi da parte del dottor Carloni, per coinvolgere un po' tutti ad avere un panorama rispetto anche alle esigenze che ognuno di noi ha, perché capisco che sono molto differenziate, in quanto viviamo ognuno di noi una sua condizione, no? Condizionata proprio dalle scelte alimentari che andiamo a fare, no? Per cui nel contempo si sono verificate tanti problemi sociali, se partiamo dalla mucca pazza per arrivare fino ai neonicotinoidi, fino al glifosato, adesso l'ultima cosa, al DDT, per cui le abbiamo viste tutte queste cose, quanto l'industria e le multinazionali hanno, come dire, diffuso questo loro modo di coltivare
di fare agricoltura, ma non in funzione del benessere delle piante, degli animali, dell'ambiente, delle persone, ma in funzione del mio interesse privato, no? Per cui anche tutti i test fatti, le analisi in laboratorio, sono stati sempre di parte, perché in fondo i test di analisi venivano fatti da società che erano sostenute dalle stesse imprese produttrici di farmaci, no? Per cui questo è un argomento molto anche complicato e che bisogna lottare come si è sempre lottato fino ai miei tempi, partendo dalla facoltà di agraria a Milano, contro queste cose, perché sono, come dire, dannose sia all'ambiente, alle persone, alle piante, a tutto, no? Per dirla, vi voglio fare solo un elenco di come sono cambiati gli stili alimentari. C'è un elenco di come si è evoluta, diciamo, sia il pensiero, anche il modo di alimentarsi, no? Io qui ho trovato un elenco che veramente su certe cose rimango anch'io molto, come dire, sorpreso, no? Si parte dagli onnivori, che sono tutti quelli che mangiano qualunque cosa, animale, vegetale, messo insieme, no? Dico solo alcune cose perché sono parecchi, no? All'interno di questi, degli onnivori, ci sono i locavori, che sono quelli che preferiscono consumare solo prodotti a chilometro zero del territorio, come scelta proprio di stile alimentare, no? Sono tutti di nicchia per adesso, tranne, diciamo, il consumo dei prodotti biologici, che ormai sono diventati una realtà, come dire, di mercato, sia nazionale che internazionale. Poi abbiamo quelli eco-tariani, che sono quelli che consumano di tutto, però hanno un occhio di riguardo verso l'ambiente, cioè stanno attenti che i prodotti siano almeno trattati e non dannosi all'ambiente, no? Poi abbiamo i nazionalisti, che sono quelli che consumano prodotti solo che spingono il prodotto nazionale, e gli esterofili, e poi quelli che sono quelli che privilegiano i prodotti stranieri, no? Altra forma che si è molto sviluppata anche anticamente sono i vegetariani, i quali usano prodotti solo vegetali, escludendo tutti i prodotti di origine animale. All'interno di uno dei più importanti vegetariani è stato Leonardo da Vinci, per dirla, come dire, di quanto è antica questa idea, questo pensiero di cibarsi in modo vegetariano. Poi anche all'interno qui dei vegetariani ci sono quelli che usano il latte e non usano le carni alimentari, poi ci sono quelli che usano solo i formaggi, solo quelli che si cibano di pesce, poi i vegani che escludono tutto, tutti i prodotti di origine animale, e quindi anche latte, uova, miele, pasta, l'uovo, tutti i prodotti che contengono ingredienti di origine animale. In più abbiamo tutti quelli che si cibano solo di frutta, quelli che sono i fruttariani che usano sia la frutta che anche le noci. Poi abbiamo addirittura il fruttariano simbiotico, che è quello che si nutre solo di frutta caduta dall'albero e non la raccoglie. Cioè, questo è veramente come si è evoluto in tutti questi anni il processo proprio di stile alimentare, no? Poi abbiamo quelli che hanno i macrobiotici, e sui macrobiotici devo dire qualcosa in più, perché è la mia dieta preferita fondamentalmente, perché è una dieta piramide abbastanza completa, però elimina anche la dieta macrobiotica, che poi vuol dire pratica lunga vita macrobiotico, elimina le carni e i formaggi e uova fondamentalmente, no? Però hai, scusa, i legumi per le proteine, tutta una serie di vegetali molto crudi, i semi, il pesce saltuariamente. Io non sono vegetariano fino in fondo, perché il mio modo di essere mi porta ogni tanto a saltuariamente anche a trasgredire, perché di fronte a un prodotto locale a volte non puoi fare a meno di non gustarlo. E questo, diciamo, un po'. E poi ci sono altri, come dire, quelli che sono solo di carne, e quelli, i granivori, che si utilizzano solo i semi e altri cereali. Per cui è una complessità di cose
di parlare proprio di nutrizione alimentare, dove entra in gioco tutti questi stili di vita, no? Chiaro, se poi andiamo a vedere cosa mettiamo a tavola, oggi come oggi, ci troviamo di fronte a un grande supermercato di qualunque tipo di, che è capace di affrontare qualunque esigenza, no? Basta che entriamo al supermercato e troviamo un po' di tutto. Il problema che si pone è la qualità di questi prodotti rispetto alla salute. Noi abbiamo prodotti che hanno subito dei processi industriali, dei trattamenti industriali, chimici, su tutta la filiera, compresa il trasporto e la conservazione, no? Per cui ci arrivano a tavola prodotti che fondamentalmente non so cosa hanno di nutritivo, fondamentalmente, se no l'acqua e dei minerali, ma quando iniziamo a parlare di proteine, vitamine, grassi stessi, no, o carboidrati, non so cosa, perché le farine sono tutte depauperate fondamentalmente, lo zucchero è idem, no? Però oggi abbiamo un'alternativa di andare in un mercato bio, che dicendo bio non voglio dire che è come dire, la soluzione, perché anche il bio si crea e viene coltivato in questo ambiente, in questo territorio. Chiaro che il bio sta attento a non aumentare di più il tasso, come dire, di nocività del prodotto finale, per cui partendo dal suolo, che è un organismo vivo e capace di nutrire in modo sano un albero, farà dei frutti sicuramente sani, però non abbiamo la certezza, e non ce l'ha nessuno, che le piogge acide, magari il vicino che usa dei prodotti chimici, però l'Italia rispetto a tutti gli altri paesi ha un controllo molto severo sul prodotto biologico, che non è solo quello delle associazioni che certificano il bio e lo controllano, ma interviene anche l'ASL, l'INAS come fattore esterno, no? E vengono controllati periodicamente tutte le aziende. Io avevo avuto un'azienda che lavorava bio, produceva prodotti bio, collaboro adesso come consulente con un'azienda che fa biologico, con più di una, e i controlli ci sono. Io sono uno di quelli che ha collaborato, ha creato, è stato uno dei primi che ha dato i miei 40 anni di lavoro, li ho dati tutti alla formazione del bio in Italia, no? Ma anche all'estero, perché facevo le fiere anche all'estero, per cui non è che era un problema solo nazionale. Rimane il fatto che nel bio ci sono anche dei limiti, come in tutte le cose, no? Non si riesce, perché poi c'è una legislazione europea adesso che cambia in funzione dei poteri forti che ci sono all'interno della comunità europea, per cui stanno, come dire, violentando, uso questa parola, tutta la filiera della certificazione. Per cui un tempo si parlava di bio al 100%, poi veniva tollerato solamente il 5% di prodotto non bio, perché non era reperibile sul mercato, soprattutto nelle trasformazioni di materie prime. Adesso si sta arrivando a qualcosa di addirittura di poter utilizzare il 50% di prodotto bio e l'altra non bio, e potendo utilizzare la dicitura d'agricoltura biologica. Questo qui è un conflitto che c'è all'interno del mondo del bio, che andrebbe risolto, secondo me, puntando sui consumatori, proponendo ai produttori seri che fanno bio al 100% da 40 anni di poter scrivere sull'etichetta 100% bio, in modo che il consumatore deve sapere che le materie prime in un prodotto di 100% bio hanno delle qualità diverse da un prodotto che al massimo viene certificato al 50%. E questo è uno dei problemi sulla qualità del prodotto anche nel mondo del bio, no? Poi nei prodotti che noi ci troviamo nei supermercati ci troviamo anche tutto il discorso dei pesticidi che vengono utilizzati, perché per fare agricoltura, monocultura, chiaro, lo sviluppo degli insetti, dei patologici, dei parassiti aumenta a dismisura, perché trova un
una grande estensione per moltiplicarsi, no? E allora devono intervenire per preservare la resa finale, no? Che è quella che interessa al produttore. Per cui, come vedete, si potrebbe andare avanti ancora su questi argomenti qua, però io preferisco, se ci sono delle domande, qualcuno che le faccia, ora, adesso, oppure ascoltare un attimo il dottor Carloni e poi all'interno del suo discorso, che si collegherà sicuramente a quello che sto dicendo anch'io, si possono fare delle domande in modo da creare, da dare un contributo anche a dei dubbi, a dei problemi, a delle domande anche specifiche. Vi ringrazio. Grazie Carmelo. Vi presento un po' meglio il dottor Carloni, meglio Ubaldo, laureato in scienze dell'alimentazione presso l'Università degli Studi di Milano, ha un diploma di specializzazione in kinesiologia applicata presso la Scuola Italiana di Medicina Olistica, diplomato e membro dell'AMIC, l'Associazione Medica Italiana Cusmin Onlus, l'unica associazione riconosciuta dal Ministero della Salute per formare operatori nell'ambito della nutrizione applicata alle patologie autoimmuni. Diplomato in Zen Shiatsu, esperto in medicina tradizionale cinese e Moxa. È autore di pubblicazioni scientifico-divulgative nel campo della nutrizione applicata allo sport. Tiene corsi e conferenze di bioenergetica, nutrizione e medicina naturale. Ha approfondito il rapporto tra occlusione, TMJ e problemi a distanza, cefalee, emicranie e lombalgie, anche mediante l'utilizzo di una pedana podobarometrica di ultima generazione. Da sempre affascinato dalla teologia, ha inoltre studiato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano, con interesse rivolto all'esegesi degli antichi testi sacri, allo sviluppo della spiritualità, ai rapporti con la scienza, alle fonti comuni delle grandi religioni, ebraismo, cristianesimo, eccetera, alla simbologia e all'antropologia filosofica. Prima di addentrarci nel tema della serata, vorrei che Ubaldo ci desse proprio giusto una chicca di quello di cui parleremo lunedì, DNA e antichi testi sacri. Alla fine daremo il microfono al pubblico, insomma, e poi Ubaldo risponderà a tutte le domande, o a Carmelo, se il caso in cui riguardino Carmelo. Buonasera, grazie per la vostra partecipazione, come sempre. Giuseppe dice qualche cosa su questa cosa un po' strana, apparentemente, che terremo poi lunedì e tutti siete vivamente invitati. Di che si tratta? Si tratta di mettere insieme le ultime ricerche della genetica, quindi della biologia molecolare applicata alla genetica, e di mettere in rapporto queste, diciamo, ultime evidenze con quello che i testi sacri di ogni religione, io occidentale, orientale, la nostra religione, ma anche quelle molto lontane, dell'altro mondo nuovo, lo so, per esempio i Maya, piuttosto che i zoroastriani, gli Hindu, i buddisti, l'ebraismo stesso e il cattolicesimo, ci raccontano attraverso i loro famosi libri sacri, cosiddetti. Lì sono descritte normalmente, ve lo dico proprio come conoscitore ebraico, biblico e altre cose, come una cosa normale il fatto che questi antichi popoli, o chi per loro non è chiaro di chi fosse stato a fare queste cose, riuscirono a manipolare qualche cosa e facendo qualche cosa, trasferendo pezzi di geni. La cosa che fa adesso la genetica, gli organismi geneticamente modificati in natura non esistono, sono degli ibridi. La genetica attuale ha scoperto che il nostro DNA, che è mutato da circa 250 milioni di anni, è quasi identico a quello dei primati, degli scimpanzé, esattamente di bonobo. Ecco, è successo qualche cosa circa 200.000 anni fa in cui il secondo gene si è fuso, si è fatto uno solo, per cui 48 meno 1 è doppio, diventano 46, noi abbiamo due geni in meno rispetto agli scimpanzé. In un punto in cui, se lo facciamo adesso noi, l'organismo non cresce, o se nasce deforme, o più delle volte muore.
quindi cosa che si chiama traslocazione rodestoniana in gergo genetico, ma questa non è naturale, viene provocata. Quindi ci sono molte cose intriganti. Il testo sacro racconta che all'inizio i discesi dall'alto dei cieli, che venivano chiamati dei, provocano in un organismo particolare questo tipo di coniugazione inserendo pezzi di DNA. La genetica ha detto: abbiamo noi sette luoghi circa, che non hanno nessun altro essere su questo pianeta, che ha dei pezzi talmente, diciamo, modificati che non sarebbe possibile che lì si potessero sviluppare, perché, come dire, lo scimpanzé esiste da circa 300 milioni di anni e pare anche noi, pare, ma l'Homo sapiens sapiens è solamente qui da circa 180.000 anni, 80.000. In questi ultimi 100.000 anni noi non siamo cambiati. In natura un pezzo molecolare o ce lo metti tu con l'ingegneria oppure non può essere, tu non puoi mettere insieme pezzi di specie diverse. Gli OGM sono fatti così, e torniamo adesso a noi. Il grano, per tornare a ciò che introduceva Melova da là, il grano che noi abbiamo adesso, io quando studiavo c'era un caso di celiachia ogni 180.000 pazienti in bambini prevalentemente. Adesso c'è uno ogni 1.000. Cosa è successo in circa 40 anni, 30 anni? Cosa è successo? La celiachia è una, sapete, una modifica, insomma, è una inflammazione colicizzante degli intestinali, i quali non riescono più, non crescono più bene, si regrediscono e le funzioni intestinali vengono assorbite fino a diventare pressoché nulle, quindi non c'è crescimento, non c'è questione, così. E questo viene curato essenzialmente togliendo il glutine. Ma perché il glutine di adesso va così e invece il glutine di 50 anni fa non era così? Beh, ma 50 anni fa non c'erano queste cose. No, i test con l'iodina c'erano anche 40 anni fa, non è che non c'erano. Gli stessi test che si fanno per accertare la celiachia a livello biochimico, cioè sul sangue, sono gli stessi che si facevano 30 anni fa. Quindi non è quello il problema. Capite cosa voglio dire? A volte dicono, ma allora non si facevano queste indagini, quindi non si sapeva quanto erano, quindi erano uno su 200.000, perché non si faceva l'indagine. Se si fosse fatta quell'indagine avremmo trovato che erano 1.000. No, non si faceva l'indagine e non era così. 30 anni fa il grano è stato manipolato, il grano che abbiamo noi adesso è stato manipolato ed è un tipico prodotto dell'ingegneria genetica, questa volta no, ma dell'ingegneria radionica. Ci hanno applicato raggi gamma. Raggi gamma sono altamente, come dire, denaturati il DNA, viene modificato e cresce un individuo che ha caratteristiche completamente diverse. L'hanno fatto alle università per rendere il grano più producente, più produttivo e che non si adattasse. Cioè non, il faro originario monococco, quello che ha circa 500.000 anni fa, così dicono i genetisti, è un farro che adesso, grazie a Dio, noi ce l'abbiamo ancora, solamente in Italia c'è, pensate, a Bari hanno conservato insieme il farro monococco antico, adesso c'è, esiste, avessimo il protettore, vi facevo vedere anche le cose molto belle, ce l'avremo lunedì, me l'hanno assicurato, la regia mi dice che lo dice sicuro, c'è sicuro, si ricompare dal nulla, è scomparso, lo troviamo sempre. Ecco, succede che a un certo punto, si forma un organismo fatto da una graminacea spontanea invasiva, cioè quindi un'erbaccia con un altro grano, un ampelopsis chiamato, che è un grano tipo farro. Viene insieme, si forma un ibrido incredibile da cui con altre coltivazioni, insomma, si forma un aggeggio, adesso ve lo spiego bene, ve lo spiego meglio magari, oppure ve lo leggo bene, ci vuole 5 minuti. Si forma un oggetto, io lo chiamo così, un oggetto non identificato perché non è identificato, il quale viene addomesticato. Cosa vuol dire addomesticare? Vuol dire se tu addomestichi una specie che c'è in natura, come con i cani, tu quella specie la fermi e blocchi la variabilità biologica. Quando noi addomestichiamo qualche cosa, come il grano, come le coltivazioni, in più, con tutto quello che vi si aggiunge per farlo produrre, per fargli fare cose incredibili, senza una ragione, hai profitto, i soldi, ma che ragione c'è di farlo? Queste multinazionali hanno un bilco come gli stati,
che vogliono farsi dei soldi? No? Pensateci. E pensate che se queste coltivazioni qua, invece che fare queste cose, facessimo cose normali, tradizionali, non dico biologiche ma normali, noi avremo un cibo, questo è un dato della FAO, l'ho fatto, è ufficiale quello che vi dico, vi do anche i dati se volete, avremo un cibo per 25 miliardi di persone. La fame è un'invenzione dell'industria, capite? Allora, quindi bruciamo molto di più queste cose, manipolate geneticamente, che stanno interfacciandosi con il nostro DNA. Ecco che succede. Quindi allora, un glutine che è piccolino nel faro originario diventa enorme perché i geni diventano 95.000. Sapete cosa vuol dire? Tre volte quelli che abbiamo noi. Il grano attuale, cioè il frumento tenero, lo sfarinato, con cui ormai non capiamo bene da dove viene lo sfarinato, lo sapete? Io non lo so, ho fatto indagini ma non te lo dicono. Dall'Ucraina, dall'Argentina, dal Canada, non si capisce bene, trattato. Messo a stivare dentro queste navi enormi che sbarcano a Bari, sbarcano a Gioia Tauro, dappertutto. Bene, così fa l'80% del cibo industriale, pane, pizze, focacce, tutte le basi, compreso la pasta, eh? La pasta convenzionale, nonostante sia scritto prodotto italiano, sì, impastato in Italia. Ma dov'è lo sfarinato? Da dove viene? Non te lo dicono. Le stesse aziende producono questa cosa e quando fanno il biologico altri garanti dicono che è biologico. Quindi significa, lo capite? Anche qui. Ho visto oggi due supermercati in cui c'è la stessa vite che c'è la cosa normale e c'è l'altro che è vivo. È bella questa cosa, eh? Bravissimo. Non diciamo. No, non possiamo dirlo, però. Bella una nota dita, ecco, diciamo, del centro-nord. Bene. Quindi il grano è una cosa fatta così. Allora compaiono, da allora, 30 anni, compaiono queste patologie. Perché? Perché il glutine fatto così, immaginate una molecola grande 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 nel nostro intestino, i nostri enzimi vanno a spaccarla nei pezzi a cui noi siamo addestrati da circa 180 milioni di anni. Il pancreas emette delle succhi particolari e fa un certo lavoro proteico. Tu gli metti una proteina fatta in modo diverso, quei succhi là non riescono a demolirla completamente questa proteina. E si formano questi complessi indigesti. Indigesto vuol dire non digerito, e quindi quello che ha a che fare con l'assimilazione, questi complessi vengono assimilati non in via attiva, perché non vengono dall'immunitari riconosciuti. Buongiorno, come sta? Sì, sto bene, che glutine è? Glutine buono, ok, può passare. Sto scherzando, ma funziona così. Tu passi dentro, va tutto bene. Sei una vitamina normale? Sì. Sei di sintesi? Beh, ti devo mettere un carrettino particolare perché altrimenti non passa così. Natura funziona tutto così. Quello che ha selezionato in milioni di anni è quello cui ha addestrato a sviluppare la vita. Le cose che superano questa possibilità, io dico la gestione per dire una cosa, potremmo parlare dell'immunità, che è ancora più complesso. Le patologie autoimmuni in questi ultimi 20 anni sono decollate, prima ce n'erano pochissime, la sclerosi così, lo stesso meccanismo è il medesimo. Il non riconoscimento di molecole esterne. Quindi siccome noi siamo, come dire, imparentati con l'ambiente biologico, con la natura che sta intorno a noi, in primis gli allevamenti, la frutta, la verdura, il cibo, l'acqua. Adesso cosa abbiamo però? Le piogge, l'agricoltura, i neonicotinoidi, i glifosati, tutte queste cose che tra l'altro quando queste cose solo qualche anno fa si dicevano, io ricordo ancora in alcune conferenze, si metteva in guardia le patologie, c'erano degli studi importanti di ginecologia, le patologie tumorali femminili con i glifosati, che venivano dalle coltivazioni di mais transgenico e di grano transgenico, una grande azienda mondiale di queste cose. Fate del terrorismo, insomma, la gente deve pur mangiare qualcosa. Adesso è ufficiale, li hanno condannati a miliardi di risarcimento, ma purtroppo non servono per riportare in vita le persone morte. Fanno così. Quindi ufficiale la cosa, tutto quello che fa l'industria, che, come dire, forza i cicli naturali, lo fa solo in organismi non naturali, altrimenti non potrebbe farlo. Se tu vai a dare dei pesticidi potenti, la stessa cosa di un grano normale, questo muore. Quindi occorre prima manipolarlo geneticamente, renderlo recettivo di queste molecole nuove, per cui questo cresce ancora, intorno non cresce più niente perché sono veleni,
Quindi per far sì che un veleno diventi una cosa accettabile occorre modificare l'aggeggio, capite? La genetica. Quindi l'agricoltura fatta con tutte queste cose qua, producendo tutte queste cose di cui ormai meno male se ne stabilito tutte queste cose, perché i nomi sono infiniti davvero, ecco, sono migliaia di nomi di cose incredibili, è possibile farlo solo a condizione che, diciamo, il coltivato in questione, che sia una soia, che sia un mais, qualsiasi cosa, sia modificato geneticamente. Le ultime ricerche fatte, l'ho visto una ricerca fatta in ufficiale, questa cosa in Germania l'hanno fatta, interessantissima, quello delle 10 birre commerciali, e hanno guardato il glifosato, i residui. Si può fare anche in laboratorio profilassico, lo può fare. 10 birre normali, tutte quelle che contengono mais contengono glifosato. Perché è un mais transgenico. Occhio. Quelle che contengono frumento normale non ce l'hanno. L'antica Peroni, per esempio, Molino, perché non ce l'ha. Perché usa un orzo e l'orzo non è manipolato, perché non fa gola a nessuno. Non panifica, non fa la pasta, non fa niente, poverino. E quindi non è, come dire, non è appetibile per diventare uno strumento di rapina, capite? Non puoi farlo. Quindi hanno scelto il frumento perché è stato manipolato 180.000 anni fa. Ecco come il passaggio. Ma solo un certo tipo di frumento, perché come fa la monococco, non si può fare. Interessante questo rilievo allora. Quindi l'esperienza che c'è, che noi abbiamo della salute, attraverso le molecole indotte dall'esterno, se poi queste molecole hanno un loro DNA, se questo DNA è riconosciuto, perché il DNA quando viene, come dire, mangiato, non interviene come DNA nel corpo, viene digerito, si formano le basi azotate, noi digeriamo delle basi azotate, dell'azoto, delle proteine quasi, ok? Un conto è il DNA, che si chiama DNA autologo, che è il nostro, quando il nostro corpo ricambia le cellule, il DNA che c'è galleggia nei nostri liquidi, nel sangue, e chiaramente l'immunitario riconosce che è il proprio DNA. Tutti hanno lo stesso DNA. Seguite? E questo si chiama autologo. Poi c'è quello eterologo, quando vuol dire che tu metti a contatto col sangue, con l'immunitario, non nel digerente, capito, che è tutta un'altra storia, metti del DNA eterologo, e cioè fai una intramuscolo, fai una flebo, capito? Ecco perché tutto il sistema medico è altamente sofisticato per quanto riguarda queste cose. Invece il DNA non è iniettabile direttamente. Qui si apre un'altra parentesi, però adesso in questo momento è una frase molto complicata, molto, molto contraddetta, molto cosa, ne parleremo. Dunque, noi non solo dipendiamo dalla biologia dell'ambiente, ma se la biologia dell'ambiente è modificata, anche noi ci modifichiamo. Se la biologia è ammalata, anche noi ci ammaliamo. Come? L'immunitario non riconosce più queste molecole. È semplice da capire. C'è uno studio enorme, importante, sono ormai 30 anni, si chiama studio del microbiota, microbioma, che sono i nostri lattobacilli, i quali ci hanno dato informazioni preziosissime sul fatto che essi collaborano con il nostro sistema immunitario dell'intestino e vanno a dire questa cosa qui è importante e allora può passare così via. Ecco perché i lattobacilli sono così importanti. Ecco perché la cura dell'intestino è così importante. Ecco perché il cibo, se manipolato, è così importante, perché i lattobacilli non crescono così efficacemente se non c'è una base strutturale in cui essi possono crescere e colloquiare con il nostro sistema immunitario interno. Così che le nostre immunità, immunoglobuline, secretore dell'intestino, vanno a pescare queste molecole e a trasportarle attivamente. Se non possono farlo, esse passano in modo passivo, attraverso delle fessure che ha l'intestino, se si chiamano. Queste fessure sono passive, ma quando non possono passare le cose in modo attivo, si allargano. Allargati oggi, allargati domani, passano questi complessi non riconosciuti. Capite? L'immunitario comincia ad aggredirlo, perché è una molecola esterna, non è più riconosciuta. Si parla di autoimmunità. Se la molecola è simile a alcune strutture del corpo, l'immunitario, attaccando quella molecola, attacca anche a quella parte del corpo. Per esempio la mielina, il rivestimento dei nervi. Per esempio le cellule che producono insulina nel pancreas. Esistono forme di
non solo di pancreatiti, ma anche di proprio di, sembrerebbe secondo gli ultimi studi, che anche il diabete sia una forma di autoimmunità. L'hanno scoperto nei paesi del nord, vi dico l'ultima piccola chicca. Allora, indagando, com'è che dice questo, e a chilometro zero, anche a Milano, mi viene, cioè noi residenti in un luogo particolare, quando vengono, quando viene la polizia a chilometro zero, sapete quella è chilometro zero, non viene dall'altro paese, di così ci guarda, vai vicino a darci le multe perché noi siamo residenti. Questi arrivano lì e ti danno le multe anche se sei residente, devi prendere il pezzo di carta e andare al comando e dire scusate, ah sì, si è sbagliato. Non è una polizia a chilometro zero, perché lo sa, sono quelli, sono gli ausiliari del traffico a Milano. Milano è come l'immunitario, è veramente un parco scena. Dunque, hanno scoperto per esempio che i popoli del nord, e qui entriamo un po' anche nel discorso così, diciamo, del ruolo importante di alcune vitamine, ormai riconosciute non solo come termine vitamini, che servono un pochino per le trasformazioni, fanno da catalizzatori, servono per far sì che alcune reazioni nel fegato vadano avanti bene, fanno queste cose, ma alcune di esse hanno proprio una componente ormonale, sono i veri pro-ormoni. Uno di questi, ne abbiamo parlato a più riprese, abbiamo un po' concluso, è questa famosa vitamina D, e guarda caso, in questi ultimi 10 anni è disponibilissimo presso il mio laboratorio il test, la vitamina 25, H acolico acetarolo, così si chiama, la potete fare dosare, chiedete al vostro medico di base, e guardate, io personalmente ne ho viste migliaia ormai, anche in documentazione, tutti sono carenti di vitamina D. Un pro-ormone serve fondamentalmente come difesa immunitaria, perché attiva un gruppo di cellule molto particolari che serve per difenderci da un sacco di aggressori, ma anche difenderci dalle cellule, diciamo, che nascono strane. E normalmente il corpo, attraverso questa vitamina D, attiva dei sistemi di fagocitosi, che si chiama apoptosi, e queste cellule qui, nate male, sul ciclo tumorale, vengono riciclate e rimangiate. Se si rompe questo meccanismo di apoptosi, le cellule si sviluppano. Noi abbiamo circa 5 miliardi al giorno di cellule tumorali per un errore epigenetico, ma l'immunità la riconosce questo DNA come formato, e sì, la vitamina D è fondamentale per questo riconoscimento. Attiva i killer, c'è una categoria particolare di cellule che si chiamano natural killer, che fanno lavori molto importanti di aggressione diretta verso cose esterne, verso virus, altre cose, e così via. Inoltre partecipa a meccanismi ormonali, pro-ormonali, per esempio, o di neurotrasmettitori chiamati recentemente neuropeptidi, perché sono peptidi, cioè piccole proteine. Hanno scoperto queste cose 10 anni fa, studi incredibili di Lancet, che io mi ero appassionato molto quando leggevo queste cose, dico, caspita, abbiamo trovato. Allora, in Finlandia e in Svezia, sapete, vi ricordate quando si parlava di suicidi, omicidi, queste cose strane, no? In Svezia, no, stanno bene, sono democratici, non muoiono di fame, non hanno problemi, eppure hanno problemi enormi di depressione, suicidi, no, anche nei giornali ne ho parlato qualche anno fa. Allora, le solite equipi studiose vanno a guardare un po' di cose e si accorgono, dopo tanti studi, mettendo in relazione vitamina D con questa cosa, che rapporto già hanno scoperto che la vitamina D insieme al magnesio, ecco perché è importante il magnesio, e siccome si consuma con lo stress, è ancora più importante per noi poveri stressati della vita. Collabora per far passare la cascata dei triptani, cioè sostanze chiave di un aminoacido che trovi normalmente nella banana, che si chiama trittofano, che diventa serotonina, che è l'ormone antidepressivo. Se ti manca il magnesio, sei stressato, ti manca la vitamina D, allora hai poca serotonina. Questa è la relazione con tutte le forme di depressione endogena, diciamo, materia psicopsichiatrica. È importante questo aspetto, perché la regolazione dei neuropeptidi, cioè le sostanze che riescono a equilibrare sonnoveglia, attività, disattività, rilassamento, con invece la tensione, quindi la reazione all'ambiente, adrenalina per esempio, oppure la serotonina che riesce con l'epifisi a formare la melatonina, che è fondamentale come regolatore immunitario circadiano.
terapie importanti si fanno con la melatonina ad alto dosaggio, perché è proprio di notte attraverso questo ormone, questa melatonina, che vengono riequilibrati il recupero di queste sostanze fondamentali che servono per ricostruire. Quindi ha indirettamente un'azione, per esempio, anche antitumorale. Quindi la vitamina D quante cose che fa? Insieme con il calcio mantiene la consistenza ossea, ma non è da sola. Collabora con altre vitamine. Nel corpo umano non c'è un direttore, sì, ci sono parecchi direttori che sono coordinati. Per qualche motivo non sono coordinati, uno sono una sinfonia e uno sono un'altra, e alla fine le cellule non sanno più cosa fare. I musicisti non sanno più che lettura fare, come un orchestra uguale. I direttori sono l'ipofisi e l'epifisi. E i musicisti sono le cellule. Le note sarebbero i neurotrasmettitori, i messaggi. Bene. Questo è un meccanismo importante, per esempio si è scoperto che noi formiamo i neurotrasmettitori, quindi la serotonina che è un antidepressivo, la dopamina che ci fa gioire, diciamo, che bello, quella roba lì si chiama dopamina, oppure siamo depressissimi, oppure siamo sempre allertati, ansiosi, sempre allertati per niente, abbiamo paura della paura, non di qualcosa di concreto, oppure ho paura. Ecco, quella lì è la noradrenalina che è importante. E l'adrenalina che ci dicono poi a livello neuronale, no? Che poi può diventare anche un'altra cosa eccitante, si chiamano eccitotossine, insomma, diciamo, la neurochimica cerebrale è veramente molto interessante, ma questa dipende tutta da quello che noi mangiamo. La medicina fa quello che può, ti dà un ricaptatore della serotonina, gli antidepressivi per intenderci, cioè, tre categorie, ma essenzialmente fanno questo lavoro, riprendo nelle cellule questa serotonina che ce n'è pochina, perché ci deve essere, e poi quando è emessa torna ad essere inattiva nelle vescicolette. Poi ce n'è bisogno, le cellule lo sanno, arriva beh, ce n'è poco nel sangue, la emettono ancora. Cioè, ok, torna dentro, sono degli enzimi che fanno quello qua. Sono importantissimi, che sono proteine, fanno questo lavoro qua. Se c'è troppa poca serotonina, i farmaci vanno a bloccare quell'enzima che prende quella poca che c'è e riportarla dentro nelle vescicole che diventa inattiva, ok? Ma è un meccanismo forzoso, è il corpo che deve farlo. Infatti funzionano molto bene alla grande all'inizio, ma lungo andare in tutti i bugiardini, se avete per caso in casa qualche, io spero che voi non ce l'abbiate, ma insomma, in fondo al trattato di farmacologia, in fondo c'è scritto, eccetera, effetti indesiderati, non sono più collaterali, adesso si chiamano indesiderati perché ovviamente quando prendi un farmaco tu non desideri di stare male, puoi stare bene. E tuttavia dici frequenti, poco frequenti e così via. In fondo c'è tutto depressione. Hanno fatto questo esperimento a Milano, proprio alle scuole medie, sono conosciuta perché è un'amica che insegna, e comparso anche nei giornali milanesi, hanno fatto questo esperimento. Con i bambini hanno portato dei bugiardini di farmaci, di cibo, così li alletti con i bambini, adolescenti, prima, seconda, terza media, no? Per la cultura che avevano. E hanno detto, c'era, tra l'altro c'era di mezzo anche un antidepressivo, c'era di mezzo l'aspirina, c'era un cibo, etichette, ma così, giovani, adolescenti, però in erba. E alla fine la bambina ha detto, mi scusi professoressa, ma se qui c'è scritto che cura le depressioni, perché te le fa venire? Cioè, elementare. Perché? Perché tu vai a forzare o mandare un meccanismo naturale, capite? I farmaci sono ottimi per bloccare un evento, ma non per guarire. Questo la farmacologia lo sa. Non è terrorismo, questo è scienza. Sappiamo in medicina che i farmaci servono, sono molto importanti. La medicina farmacologica è uno degli aspetti più importanti della nostra scienza, perché senza di quella non sopravvivi in moltissimi casi, eh? Senza la chirurgia non sopravvivi in molti casi. Questo è l'evento però. Bene, torniamo. Vitamina D, K. Sole, vitamina D e cibo. E hanno visto appunto che al nord il sole è inclinato in modo tale per cui questi non se lo prendono. Siccome questo meccanismo è molto strano, è l'unica vitamina che si forma che è l'irradiazione del sole. Al 31° grado, quindi dobbiamo andare un pochino più in basso dell'Italia, forse qua ci arriviamo, ma dobbiamo andare verso Malta.
per averla, diciamo, ci sono anche delle mappe fatte molto bene, hanno dosato questi raggi, sono UVB, UVB, quelli che hanno detto che ti fanno melanoma, la crema, ti metti la crema, la vitamina D non si forma, devi metterla delicatamente con filtri naturali, non chimici, ti esponi 30 minuti al giorno e allora quella va bene, lo puoi fare. Si forma circa 10.000 unità al giorno. Io lo studiavo, erano 500 la dose, 500 fa niente. Si formano per esposizione e quella è la quantità giornaliera. Ormai la cosa si sta diffondendo anche a livello accademico, diciamo. Quindi, se tu non c'hai il sole, se ne forma poca, non ti esponi, ti dai le creme, vivi in ambienti chiusi, aree condizionate, così via, non ce l'hai. La maggior parte dell'Occidente non c'è vitamina D. Io consiglio molto un bagno di sole oppure integrazione. Tra l'altro interessante anche come le ultime ricerche, e veramente, cioè, i rapporti con la natura non dobbiamo modificare perché c'è una intelligenza sotterranea che ancora noi veramente non conosciamo bene. Hanno fatto esperimenti con il metodo Coimbra, questo usa 50-100.000 dosi di vitamina D, è un medico che fa autoimmuni, sta in Svizzera perché qua non potrebbe farlo, e esponendo persone sotto cura con 20.000 al giorno, 30.000 al giorno, che è un po' di più della dose giornaliera, quindi diventa già una terapia quella, per altri motivi, con l'esposizione al sole, dice, beh, se in mezz'ora se ne forma 10.000, io me ne do altri 30.000, me ne aspetto 40.000, e invece no, ero sempre 30.000. Cioè hanno scoperto che c'è un meccanismo di feedback e quando si supera una certa dose, quelle che tu prendi o in pastiglie o con il sole non si sommano a vicenda. È bellissima questa cosa, no? Ma come fai a forzarla? Ti riempi di creme, con filtri chimici, quelli che tra l'altro ci hanno raccontato che sono quelli che bloccano questi raggi dannosi. È vero che possono essere molto dannosi, ma l'avete mio diritto, abbiamo nei ranghi, altrimenti poi dopo io mi perdo sempre, però mi ritrovo. Lavora con la vitamina K, che è un'altra vitamina liposolubile. A, E, D e K sono liposolubili. Ecco perché è importante. Non abbiamo detto della vitamina D nel cibo. Sì. Stranamente la vitamina D, per questo motivo che non è chiarissimo la scienza, il come mai si forma appunto per il raggiamento del sole, la vitamina D è molto poco ricca nei cibi. E essenzialmente, siccome si accumula nei grassi, i cibi grassi di origine animale ce l'hanno. Le famose cure, vi ricordate, di olio di fegato di merluzzo? Erano delle bombe, erano. Ti davano un sacco di vitamina D. Io non so chi l'abbia inventata questa idea qui, ma era un'ottima idea. Tra l'altro, merluzzo pescato, non allevato da un mangino, libero, quindi se la formava lui perché lui mangia delle alghe e mangia altri piccoli microbicini nelle cose che noi non mangiamo. Si forma la D nel fegatino e tu ti prendi la A, la D, la K e così via. Poi nei merluzzi, ma nel nord ce n'è un pochino, in alcuni grassi, nel burro ce n'è un pochino, ce n'è un po' anche in alcuni formaggi, però nelle aringhe, però non è molto diffusa. È nel fegato anche dei maiali, che però vi sconsiglio. Sì, perché i maiali sono allevati con metodo industriale e lì c'è di tutto. Non c'è solamente la vitamina D. Non facciamo l'elenco di quello che c'è. Bene, quindi conviene mangiare dei grassi, quindi il nostro grande olio extravergine lasciamolo stare, hanno tentato anche di copiarlo, sapete adesso in industria, alla chetichella con la produzione europea, ve ne do una, rivendetela perché è interessante, domani andate al mercato, trovate dei biscotti, qualsiasi cosa, quelli da forno, in cui c'è una base grassa. La base grassa si chiama olio di girasole alto oleico, avete sentito parlare? Ok, in natura il girasole ha una composizione fissa di acidi grassi polinsaturi omega 6, un po' omega 3 e un po' di polinsaturi, pochi. L'arachide ce n'ha un po' di più simile all'olio di oliva, per esempio, l'acido oleico. Hanno modificato geneticamente l'acido il girasole in modo tale che producesse più acido oleico. Okay, quindi hanno modificato una cosa naturale. Perché? Perché lo puoi friggere, non si distrugge, si conserva meglio, tutte queste robe qua. Quindi è modificato ed è estratto con solventi.
è un olio industriale, è preso, messo con solventi organici, si estrae l'olio, si fa lavorare i solventi, si ricava l'olio. Quindi ha tre passaggi: genetica, sovvintazione, estrazione e conservazione. È un olio totalmente industriale, cioè è un olio non naturale. L'hanno fatto così oleico perché oleico, il popolo italico mediterraneo, ha a che fare con l'acido oleico, che è essenzialmente olio di oliva. Ed è un'altra, mettiamo tra virgolette, un'altra invenzione dell'industria. E ho trovato adesso, dice, non contiene più olio di palma, oh, meno male. Cosa contiene? Acido oleico, cioè girasole alto oleico, modificato geneticamente, è stato consumato. Allora prendete quello di palma che è uguale. Capite? Queste sono le innovazioni tecnologiche. Queste non sono innovazioni tecnologiche, sono, come dire, una proposta che tanto alle gambe va sicuramente, perché voi, noi siamo disinformati, nessuno ce lo dice, non sappiamo come orientarci, ma intanto hanno cacciato un nemico numero uno, siccome tutti quanti ne hanno parlato, nel caso era l'olio di palma, e ti ha messo un'altra cosa, per fartela somigliare a una cosa che non ci va bene, che è l'olio d'oliva. Come la chiamerete voi questa cosa? Prego? Truffa. È una truffa. Attenzione a leggere le etichette. Io vorrei venire qui tra due mesi, facciamo un giorno intero solamente con le etichette. E vedere quello che c'è dentro. Alla fine entri sul mercato e compri tre cose. Vitamina K. Vitamina K cosa fa? Collabora insieme con tutte le altre vitamine liposolubili. Ecco perché è importante il condimento, è molto importante, primo perché sazia, secondo perché solubilizza nelle verdure tutte le cose che si sciolgono in grassi, tutte queste importantissime vitamine. Bene, la K cosa fa? La K ha a che fare con la coagulazione del sangue, è molto importante perché attiva i meccanismi di coagulazione e scoagulazione. In effetti un dosaggio che va fatto quando, per motivi vari, eccetera, la prescrizione di scoagulanti o anticoagulanti. Va fatta questa cosa, vitamina K potrebbe scoagulare ulteriormente. Questa primariamente va fatta questa indagine. Dopodiché, a un dosaggio particolare, serve ad attivare la vitamina D affinché il calcio che viene assimilato venga portato nelle ossa. E così sia i buoni condrociti che fanno il collagene, che gli osteoblasti, che fanno invece la matrice ossea, lavorano tranquillamente e non si fanno la guerra. Perché lì dopo diventa una guerra, non c'è il sostrato, c'è chiuso lo sostrato chimico, c'è chiuso un altro, quello che passa nella linfa del sangue viene preso, captato, capite? Se ce n'è in abbondanza va tutto bene, ma se c'è una carenza non va bene, il calcio si deposita dove non deve depositarsi. Può andare nelle trabecole e l'osso diventa più duro, in effetti, al controllo annuale della densitometria, vedi che effettivamente non c'è peggioramento, l'osso è più duro, ma se non si è formata tra virgolette la cartilagine e le cartilagini, l'osso è molto fragile, è duro ma è fragile. Ad un osso così fatto corrispondono delle calcificazioni o microcalcificazioni che possono andare dappertutto, all'interno degli organi ma anche delle articolazioni. La vitamina K con la vitamina D fa questo lavoro, rimuove il calcio e lo porta nelle ossa. Questo lo trovo straordinario, questo lavoro. La vitamina K dove sta? Nelle foglie verdi, spinaci, spinacini, foglie verdi, insalate. Io quando vengo qua su trovo un sacco di verdura frutta incredibile, ma di roba verde ne vedo poca, forse è d'inverno, spinacini, queste cose qua, come verde vanno a mangiare. Quella è una vitamina K che va attivata nel fegato e nei reni, ma per molti motivi, lo stress, i potestiatori, eccetera, eccetera, questo meccanismo è un po' lento. La forma più attiva si chiama MK7, sembra una lacina, sembra, ma purtroppo si chiama così. Ecco, e si forma dopo un processo di fermentazione. Allora, vitamina D3 e vitamina K2 e MK7. Vado bene così? È un po' complicato, però. Bene. L'altro elemento importante di cui vorrei un pochino, poi ne parleremo anche nella voce del Sud in maniera più così, anche più racconto per fare capire un po', così come è stato
alto leico per tantissime altre cose, piuttosto che l'olio di palma, in medicina negli anni 70 è nata la storia del colesterolo. Ecco, il colesterolo è nato quando la molecola è stata identificata in effetti ed è con la vitamina D, perché dal punto di vista molecolare è molto simile alla vitamina D. La vitamina D ha a che fare col colesterolo. Il colesterolo si attiva appunto con i raggi del sole e diventa vitamina D. Il colesterolo è essenziale. Se non c'hai vitamina D, hai troppo colesterolo. Quando c'hai 300-400, fatti anche la vitamina D. Medici di base prescrivete la vitamina D, così guardiamo quanto ce n'hai. Se trasformi colesterolo in vitamina D, il 50% se ne va. Primo. Secondo. 70-80 sono usciti un sacco di lavori in cui c'era una qualche evidenza, la ricerca farmacologica clinica era una cosa molto complicata. Prendi una dirittura, prendi una metodologia, un corso di analisi, scendi, vengo dalla ricerca io, scendi dei pazienti, cioè, fai i gruppi di controllo e così via, cambi una variabile, cambia tante cose, quindi la ricerca è molto complicata quando si dà. Bene, ha fatto ricerche non così evidenti, molto problematiche, in cui c'era qualche idea che le cardiopatie, e in particolare noi cardiopatie centrali, quelle appunto periferiche, insomma le arteriosclerosi essenzialmente legate alle cardiopatie, all'ipertensione e così via, avessero a che fare con il colesterolo. Hanno preso qualche ricerca, l'hanno messo in mano A ed è nata tutta la storia del colesterolo che è nemico delle arterie. È così che ve l'hanno detta. Poi hanno scoperto le proteine, che lipoproteine che trasportano il colesterolo, quelle buone, quelle cattive, quelle che si formano se tu fai molta attività motoria, sviluppi le HDL, che quelle che vanno a riprendere dalle cellule lo riportano nel fegato, è importante, se non c'è questo meccanismo rimangono lì, si tasa questo colesterolo, perché è un grasso, capite? Quindi vitamina D non diventa vitamina D, non è portato indietro perché di nuovo poco. E allora, restrizione. Riduzione calorica, pochi grassi, assolutamente il colesterolo da fuori, via. Poi si scopre che il colesterolo non lo formiamo autonomamente per il 90%. Quello fuori è pressoché, come dire, ininfluente. Si scopre anche che diete strane fatte con molto colesterolo esterno fa sì che la produzione endogena venga rallentata. Ma com'è possibile questa cosa? Pensiamoci un attimo. E allora si è aperto un altro filo di ricerca. Dice, ma come? Quelli che fanno niente, che mangiano molto colesterolo, ma il colesterolo trasportato. Ah, non quello del latte, per intenderci, o dei formaggi vaccini. Quello no. Ma quello delle lecitine. Vi ricordate la lecitina? Le lecitine cosa sono? Sono trasportatori dei grassi. Per esempio, esperimenti, non fatelo domani mattina, lo potremmo fare, però ecco, non domani mattina. Esperimenti fatti con un'alimentazione molto ricca di biologico uovo, il tuorlo contiene lipoproteine e colesterolo, viene molto trasportato, il colesterolo totale si abbassa, perché aumenta il trasporto e aumenta le HDL. Quindi non è il colesterolo di per sé che fa questo, ma è la forma del colesterolo. Tutto funziona in questo modo. La forma molecolare è quella che decide. Se tu in una molecola organica gli cambi un pezzetto, un metino, un radicale, fai un farmaco che ha una connotazione del tutto diversa, provoca reazioni completamente diverse dalla cosa da cui deriva. La luce ha impiegato qualche migliaio di anni, centinaia di milioni di anni per fare quello che ha fatto. Come si fa noi che da 50 anni maneggiamo il piccolo chimico, che si chiama farmacologia, facciamo queste cose? Calma. Siamo cari, studiamo, approfondiamo. Colesterolo. Allora, quando hanno visto queste ricerche, hanno scoperto l'LDL, hanno visto che gli atleti che corrono e mangiano un sacco di colesterolo, io ricordo che facevo il consulente per una grande, cioè parte di un clan, sono anche campione mondiale, no, non io, insomma, con l'atleti, dicevano che mangiavano pasta, formaggi, un sacco di cose, correvano come dei pazzi, 20 al giorno, chilometri, insomma, decine di metri per maratone di atleti mondiali, e si mangiavano colesterolo. Che lo bruciavano, si trasforma nel fegato, se tu lo blocchi nel fegato non te lo trovi nel sangue, è chiaro, no? Lo blocchi lì, chimicamente
si chiamano statine questi farmaci, lo blocchi lì e doveva finire. Il colesterolo non si può accumulare. Se non si forma e tu non lo vedi nel sangue, rimane nel fegato. Ma il fegato non rimane come colesterolo, perché non si è formato, capite? La reazione è precedente. Si blocca a livello di una sostanza intermedia. Quando si parla di sostanza intermedia vuol dire che tu non lo vedi nel sangue, perché fa parte non del metabolismo finale che vedi nell'urina e nel sangue, ma in quello intermedio, cioè nelle cellule dove si studiano. Questa sostanza qui è la base per anche produrre gli acidi grassi. Si è visto che per combattere il colesterolo usando per troppo tempo lungo le statine si forma un fegato steatosico, cioè grasso. Allora si è capito il meccanismo. Tu devi riconvertire il colesterolo, ma non bloccando la sua base strutturale del fegato, perché altrimenti fai ammalare il fegato. Ammalare no, ma appesantirlo. Cioè rallenti la sua funzione fondamentale, che è il filtro e di laboratorio chimico e di formazione di un sacco di sostanze antitossiche. In questo modo tu abbassi le difese. Sintomi, la pelle, digestione, un sacco di altre cose. Cose diffusissime che ti fa uso di queste. Bene, quindi, e hanno visto che allora i rapporti tra le cardiopatie, quindi i problemi cardiocircolatori, arteriosclerosi e colesterolo stavano scemando piano piano. 10 anni fa un bravo chirurgo ha detto, beh, dopo 30 anni andiamo un pochino a vedere se queste arterie, queste placche cosa contengono. No, perché o venivano rimosse o si davano farmaci, delle placche nessuno ci andava a vedere. Ci viene anche un po' da ridere, no? Uno l'ha fatto, dice, ah caspita, e si aspettava di trovare il 90-95% di colesterolo che viene bloccato con la fibrina se avviene, se fa ste placche. No, ce n'è il 3% mediamente. Il resto è calcio e fibrina, che serve per sigillare le pareti lese, queste micro lesioni interne. Dovuto a che? Lo sa la Madonna questa qua, non so. Sembrerebbe lesioni da micro sostanze non digerite. Le sostanze non digerite, torniamo a quello che dicevamo circa un'oretta fa, le cose appunto che innescano processi infiammatori creano processi anche di micro lesioni arteriose. Il corpo reagisce e cerca di tappezzarle in qualche modo. Crea però le condizioni per far aderire il calcio, che serve a questo, gli ioni calcio servono per questo. Ispessisci un micro va bene, ma ispessisci centimetri, millimetri, centimetri, diventa un problema. Ok? Quindi importante è stata questa scoperta chirurgica nel vedere che le placche non sono fatte di colesterolo. Ok? Andiamo bene? Adesso direi che magari anche lui. Provate dalla vitamina C, che sono abbastanza. Io ricordo che uno dei più grandi chimici del secolo scorso, il Pauli, non so se hai sentito parlare, parlava delle proprietà della vitamina C eccezionali. Addirittura lui stesso assumeva circa 6 grammi al giorno di vitamina C. Dice che era, non diciamo la panacea ottimale, ma quasi, secondo, ci sono degli studi che lo sai benissimo, abbastanza avanzati su questo fatto qui. Tu, che cos'è il rapporto tra vitamina C e anche vitamina D, che servono anche a potenziare le difese immunitarie, e la vitamina K? Avete capito il senso della domanda del dottor Giucalà? Sì. Sì. Allora, quando è stata scoperta la vitamina C, è stata presa, è un'altra sostanza che noi non produciamo, un pochino come, un po' come le vitamine, insomma, dobbiamo dipendere un po' dall'ambiente, la D con il sole, ecco, le altre invece dell'ambiente, quindi dal cibo essenzialmente. La vitamina C è una di queste, che però ha tantissime proprietà, è fondamentale per fare il collagene, è attiva i macrofagi per l'immunità, per difendersi dai batteri, fa di antiossidante dei fluidi, blocca radicali, fa un sacco di cose. Poi, io l'ho visto in conferenze proprio, aveva 93 anni, questo premio Nobel, Paolo. Linus, lui faceva nel palco a 93 anni, faceva i salti e poi insomma,
ti saltava, cioè lo metto, un'energia incredibile, e ogni tanto per così prenderci un pochino in giro, no? Noi scienziatelli in erba, insomma, faceva, voi pensate che 300 mg, perché se metti in un cibo 180 mg, il tuo sistema di ministeri dice no, ce n'è troppo, non devi, perché l'LDA è 180, non devi farlo, abbassa le quantità. Mi faceva, ma voi state scherzando, we are sold, diceva. Si prendeva dalle tasche la polverina, dice, questo che fa, sta sbuffando in mezzo al pubblico. Era a Milano, una conferenza importante, poi non è stato, faceva così, questi vitamina G, io ve la offro, prendetela, non fa male nessuno. È vissuto quasi 100 anni questo qua, correva, incredibile. Ora, non sappiamo 2 grammi, 3 grammi, 10 grammi. Per esempio, si sa che in alcune terapie, diciamo, che non sono alternative, vedevo oggi una piccola polemica su Facebook, sulle alternative, esperto in medicina alternativa, un collega medico patologo diceva, no, ce n'è una, ce n'è niente di alternativo, io ve l'ho detto subito, ce n'è una, c'è alternativo, sono metodi diversi di approccio, filosofie diverse di approccio, di tentativo di indagine stessa, ecco, ma la medicina nasce con l'uomo, non nasce con la scienza, la medicina non nasce con la scienza moderna, con la medicina, no, la medicina nasce con l'antropologia. I famosi guaritori erano gli sciamani. Nel sito dell'OMS, andate a guardarlo, la World Health Organization dice che ci sono 280, io sono rimasto lì l'anno scorso, magari sono 300 adesso, 280 forme di medicina. La chirurgia o la farmacologia, la nostra, è una delle 280. Quindi non sono alternative a quelle altre, il sciamanesimo, ayurvedica, omeopatia, c'è tutto dentro, gli aghi, le medicine, la moxa, c'è qigong, c'è un sacco di roba dentro. Noi ne vediamo due, tre, se mi dice, quando uno ti dice guarda ho guarito uno, mi messo un ago qua, sai che fa dominio? Ma dai, placebo. E sì, perché quando tu studi farmacologia c'è l'effetto placebo, no? Sapete, non funziona? Un bicchiere con la roba che è, a te te lo do, a te non te lo do, il gruppo che studia questo non sa quello che fa quell'altro, solamente quello che sta fuori sa la cosa, quindi non so se io somministro un principio attivo o l'acqua o qualche altra cosa, una compressa. E l'altra è la stessa cosa. Poi alla fine vengono qua e dicono, io sto meglio, tu come stai? Ve la faccio breve, sennò sono un po' prolisso, avete capito. Dice, tu come stai? Dice, io veramente, analisi, si rifà il protocollo, si fanno vedere, cioè, questo qui non è guarito per niente, questo mi sta come prima. E lei come sta? Guarda, io, immunità migliorata, sangue migliorate, clinicamente è meglio, guardi, sto molto meglio. Lei cosa ha preso? Allora, il sperimentatore a un certo punto deve dire cosa ha preso, stanno sperimentando una moneta nuova, che non sta, no, ma mi dispiace, lei ha preso il placebo. E invariabilmente in tutti i test la persona dice, non ci posso credere. Perché tu non puoi credere che un po' di zuccherino ti possa curare, ma tu hai messo moto le capacità tue dentro, quelle profonde, dici cacchio sto sperimentando una cosa che mi può aiutare, e si chiama placebo. L'80% dei casi, 70-50 certificati, è dovuto all'effetto che tu crea qualche cosa. Importante questo, eh? Che si chiama omeopatia o aghi, non è importante quello. Poi gli aghi fanno una roba, è certificata. L'uomo fa una roba, è certificata, ma poi questo è un altro discorso scientifico. Ma l'importante è il tuo atteggiamento interiore in qualche cosa. Se poi conosci ciò in cui credi, non semplicemente ti affidi punto, non ti affidi punto, ripeto, ma conosci un po' ciò in cui credi, allora puoi autodeterminarti. Ed è quello che ci manca. Noi non siamo più capaci di autodeterminazione. E questo non c'entra con il contenuto della determinazione, per esempio i vaccini, che facciano bene, male, no-vax, pro-vax, ma di che stiamo parlando? Dei vaccini? Parli di un trattato di farmacologia clinica, di immunologia, guarda, non fanno i vaccini, e poi chiamano me e dice, tu perché ci metti queste cose qua? Vediamo se ci sono delle domande. C'è tutto scritto nei vaccini, eh? Vai presso la sua ministeria, c'è tutto quello che contiene, c'è un farmacologo, un immunologo, che non ci capisci niente, però c'è scritto tutto, perché lo fanno non si sa. Ma questa è materia medica, non c'entra. Qui è in base alla tua autodeterminazione, cioè il principio di libertà, capito? Questo è importante. Se ci si priva anche di questo, non possiamo più discutere di niente, signori.
perché di salute? Dicevamo a tavola con il dottor Carloni, abbiamo capito che ci sono delle abitudini alimentari o comunque dei meccanismi sicuramente legati all'assunzione del cibo. Non siamo andati a fondo poi sull'aspetto magari pratico, abbiamo capito questo può far male, quest'altro può far male. Io però non vorrei fare la domanda io, a questo punto vorrei che magari, visto che è rimasto una bella fetta di interrogativi, vedere quali sono gli aspetti che il pubblico magari preferisce approfondire facendo qualche domanda. Ecco, chi vuole fare una domanda? Io volevo intervenire perché innanzitutto ringraziare la Voce del Sud per aver organizzato questo incontro, che peraltro nasce spontaneo, cioè la Voce del Sud è da tempo che porta avanti un pensiero riferito non solo alla salute ma riferito all'ambiente, agli aspetti particolari dell'ambiente. E questa sera insomma c'è una tendenza a riassumere un po' quello che si è lungamente detto e scritto. Lo si fa attraverso la voce viva e si riassume il pensiero in molte sfaccettature, insomma, no? Quello che ha messo a serio rischio mentale chi ascolta è l'intervento di Ubaldo, che ha trasformato l'incontro in formule, che è difficile seguirlo, però dal discorso di Carmelo e di Ubaldo si può dedurre un'apprensione in chi ha ascoltato, e l'apprensione sta nel fatto che entrambi avete sostenuto che ci sono ci sono dei fornitori di energia del nostro corpo che in qualche modo lo minacciano, e questa è una minaccia esterna che mi fa pensare al CETA, per esempio, ai trattati internazionali, alla parte normativa interna di ogni Stato europeo che cerca di proteggere la salute dei propri cittadini ma è minacciata dal globale, e in qualche modo forse si celerà in qualche cosa, perché noi abbiamo delle normative molto più stringenti, viceversa ci si pretende che i cibi prodotti da altre nazioni con meno cure e meno attenzioni vengano da noi poi assunti, con i pericoli di cui si faceva cenno, insomma. D'altra parte la Voce del Sud sta portando parallelamente un altro discorso, e cioè quello della necessità di valorizzare i prodotti locali. Come si può fare, abbiamo detto noi, a contrastare questa minaccia esterna? Certo, con la consapevolezza, con il coinvolgimento, con questi incontri che sono utili, per carità, però non sembra anche utile spingere le amministrazioni, cioè coloro che hanno la cura del territorio, cioè sono demandati per legge a curare il territorio, a predisporre quei presidi, non dico sanitari perché sono presidi specialistici quelli che non sono parte delle amministrazioni, ma presidi della salute dei propri cittadini attraverso varie formule. Una di queste formule, per esempio, è il gas, no? Gruppi di azione che
distribuiscono i prodotti locali presso i locali. Ma ci sono anche altre forme, io ho parlato molte volte di ristretto, che coinvolge più volte le amministrazioni a discutere delle risorse locali. Ecco, tutto questo, certamente forse sarà fuori tema, per carità, insomma, però voglio dire che c'è un parallelo tra quello che è il discorso che si fa nello stesso giornale, in cui da una parte si parla di salute e di tutto quello che ne deriva, e voi siete stati in terra di questa sera, e dall'altra si spingono in qualche modo le amministrazioni a porre attenzione a, non vorrei deviare però un punto, però voglio dire, c'è un parallelo che si sta ormai spingendo verso una convergenza, le convergenze parallele degli altri temi, no? Però in qualche modo prima o dopo ci si deve pure incontrare, forse anche scontrare, per carità, ma facciamo in modo che questi discorsi che fate siano anche in qualche modo, non vado avanti, la domanda è: non vi sembra che ormai sia arrivato il tempo di prendere in mano questa situazione e portarla avanti anche con le amministrazioni? Peraltro queste voci qui, le amministrazioni, se devono pure svegliare, non devono portare avanti politiche in cui poi si sciolgono le amministrazioni e poi fare le politiche, le polemiche che si sciolgono perché ce l'hanno col Sud Italia, cioè che guardino i problemi reali in modo tale che in qualche modo il cittadino vede non solo un amministratore lì, ma messo lì, ma anche che sia un servizio per il territorio. Allora, innanzitutto era mia intenzione all'inizio fare una premessa più o meno di questo tipo e ho cercato di andare un po' più veloce visto che eravamo partiti con un certo ritardo. Iniziative come quella di questa sera e le prossime, da parte nostra ne avremmo volute fare anche una decina, purtroppo per esigenze varie, esigenze di tempo, di energie, di risorse, non ne abbiamo potute fare di più, ma ne avremmo volute fare volentieri diverse altre per incidere maggiormente su questo territorio. Speriamo con le forze che ha la Voce del Sud, che non sono tantissime, però nello stesso tempo ci hanno permesso di fare questo piccolo mezzo miracolo di uscire puntualmente per 11 anni consecutivi, di andare a stimolare chi sta sopra di noi, chi ha le responsabilità amministrative a vari livelli del territorio, per andare ad affrontare questi vari problemi. Condivido quindi in toto l'analisi fatta dall'avvocato Mollica, che era diciamo in linea con il pensiero che avrei voluto esprimere in avvio di serata, ma per motivi di tempo non ho cercato di rimandare in qualche modo. E quindi sicuramente continuerà la voce a dare voce a tutti questi interlocutori validi, è stata sempre una voce libera e aperta per cercare di incidere. Lascio la parola a Baldo che voleva aggiungere qualcos'altro e poi spero che ci saranno altri che hanno delle curiosità magari più prettamente legate a quella che è la figura del nostro Ubaldo Carloni a livello di esperto di alimentazione. Sì, io mi trovo molto d'accordo con l'avvocato Mollica, nel senso che diciamo in linea di tutto generale, insomma, si potrebbe dire così, io conosco poco se non tramite loro la situazione attuale, insomma, a Calabria, in particolare nella zona grecanica, ecco. E lo sforzo di coordinazione è la cosa principale, la comunicazione è un altro problema, la condivisione è un altro problema, quindi le iniziative che non vengono coordinate a livello politico hanno un'incisione minimalistica, territoriale, limitata, macchia di leopardo, non tanto, quindi è chiaro che il coinvolgimento diciamo delle amministrazioni in tutta questa vicenda, quindi
il territorio, la prevenzione è fondamentale farla, ma in che cosa dobbiamo puntare questo? Quindi la domanda poi viene di nuovo rimandata e siamo d'accordo su questo, perché le nostre forze potrebbero essere anche tante, importanti, ma devono essere messe dentro in un, no, in un grande contenitore condivisibile. Ecco, va bene. Ci sono altre domande? Allora, io ho trovato molto interessante il riferimento che lei ha fatto al principio di autodeterminazione. Penso ci sia un'entità alimentare, ognuno di noi è un po' portatore di una propria, di un proprio codice, diciamo, per cui mi sembra molto interessante ritornare a pensare col corpo, anziché curare con farmaci il sintomo, cercare proprio di capire qual è la causa che ha scatenato un malessere o addirittura una malattia. E mi incuriosisce molto anche quanto ha detto a proposito del sole. Non ho ben capito se devo usare la crema o no, nel contesto. E poi volevo chiederle questo: durante un viaggio in Sudafrica, ospite di una famiglia musulmana, ho scoperto la curcuma e ho mangiato riso, lenticchie e curcuma. E sono dimagrita 6 kg nell'arco del tempo. Volevo capire se è un miracolo oppure la curcuma ha qualche effetto, non so. Chissà come non credere ai miracoli, insomma. Con le spezie in generale, con le spezie si parla tanto anche di zenzero. Ma le spezie normalmente sono molto stimolanti, no? Quindi sono stimolanti il metabolismo in generale, ma anche energetico, ma anche fitoterapico. Le spezie sono terpeni, cioè sono delle sostanze grasse in realtà, no? Mi raccomando, le spezie vanno sciolte nell'olio, spezie, non aromi noti, basilico, prezzemolo, cipollina, va benissimo, le cose. Gli officinali sono ricchi di tante sostanze, tra cui vitamina C, insomma, mi raccomando, cose verdi. Ma le spezie contengono sostanze liposolubili, quindi vanno sempre messe con l'olio, scaldate leggermente in olio buono, non all'alto oleico. Non so se è dimagrita tanto per quello, non mangiare più biscotti, pasticcini, gelati, no? Zucchero, pasta bianca. Basta. Abbiamo già detto. Diciamo allora, questo è lo spunto per dare un'altra cosa. Noi abbiamo modificato la nostra alimentazione grazie anche a queste ingerenze agricole fatte, in cui questo grano, questi cereali, questo zucchero e queste cose sono entrati in modo prepotente. La prima dieta mediterranea, anni 70, non era fatta così, era fatta di legumi, di sostanze di complesse, di orzo, di grano, di farro, no? Non di pasta, pane bianco, focacce, pizze, queste cose qua, di cui certo ne godiamo il gusto, la compagnia, quello che volete, ma non è cibo quello, come dire, di continuità, questo non è cibo biologico, è un cibo così, simbolico se volete, no? Quindi, questa prima breve riflessione. Quindi quell'altra è lo zucchero che è entrato in 60 anni circa nel nostro cibo in modo molto prepotente. Se voi fate una piccola indagine anche conoscitiva voi stessi, vi accorgete che senza zucchero noi non possiamo vivere un giorno, dalle bibite, dalle coche, cioè no, io bevo la coca light, sì, dentro coca c'è per dare il dolce, vabbè, c'è una roba, ecco, vai a guardare quella roba lì che c'è, ciclamate, queste cose, sono cose chimiche, dove vanno, fanno dei lavori nella nostra neurochimica, sono studiate appositamente da figure tipo la mia, che ti dico se vuoi fare, vuoi ingannare il cervello e bere di più, va bene, cosa fai? O mangiare di più, o vai a metterci una sostanza che va a ingannare il senso dell'appetito, capito? Vai a sbilanciare il quadro peptidico. Il cibo industriale fa questo. Oltretutto inganna i sensi in senso lato, cioè a modificare le tue, come dire, sensazioni personali, quindi ti togli quella famosa autodeterminazione. Ne ho scoperto con i paradossi, io dico sempre, sono ormai noti a tutto il mondo, ve lo dico l'ultimo, quella lì c'era Giuliani, il nostro condizionale, come sindaco di New York, siamo anni 90, e nelle diete i bambini ingrassavano, dice no, togliamo la Coca-Cola, cos'è il latte, togliamo, ingrassavano, togliamo tutto, ingrassavano. No, mettiamo la Coca Diet, ingrassiamo di più, ma che è successo? Come mai? Non mangio più latte, non mangio più hamburger, che succede? Hanno guardato la Coca Diet cosa conteneva, e poi la Coca Cola ha risposto cambiando la formula, ci sono formi, che contengono questi aspartami particolari, questi dolcini. Cosa fanno? Questi vanno a ingannare il centro dell'appetito, per cui tu devi stare da qui e non ti senti mai sazio.
non mangi hamburger ma mangi tre volte la pasta, chiaro? E quindi non dimagrisci. Questi sono meccanismi neuronali importanti, il cibo manipolato chimicamente ha anche un impatto neuronale. Impatto neuronale vuol dire anche a livello sentire, di sentimento, di emozione, a volte il cibo può modificare l'emozione, a volte ti può miracolare qualche volta, no? Ecco, il mio suggerimento è usate comunque le spezie, gialle, rosse, verdi, peperoncini, tutto, usatele, non usate la roba bianca per favore, perché bianca non c'è mai stata in sto pianeta. È frutto di raffinazione, non è frutto naturale, bianco solamente la radice c'è schematica. Ma dove è bianco? Esiste questa leggenda di veleni bianchi. Sì, infatti. Che sarebbero sale, zucchero, farina, eh? Ora mi sfugge. Beh, ma il sale, altro chiarimento, il sale è necessario, senza il sodio i condrociti non funzionano e quindi non sanno fabbricare il collagene. Il metabolismo del sodio in Cina si cura l'osteoporosi con il sodio, ma come col sodio? No, si vanno a stimolare i punti vescica. La vescica funziona col sodio. Ecco perché il sedano o i centrifugati, i finocchio, di sodio sono molto buoni da mangiare, no? Non devi salarli, hanno un sodio organico però, non hanno il cloruro di sodio raffinato e iodizzato. Quello è un altro prodotto manipolato. Tu prendi il sale della Sicilia, una volta c'era anche qua, che contiene iodio, rame, zinco, tutti bellissimi elementi, contengono molto meno sodio e più magnesio. Gli assaggi sono, non dico dolci, ma non salano. Il sale dell'Himalaya, il sal gemma, le cose rosa, salate, sembra che non salino. Io quando ho provato all'inizio, sale, no, io li metto ancora, basta, calma, perché è magnesio in realtà, no? I sali di magnesio sono dolci. Quindi sul sale si parla del sale manipolato ancora una volta, no? Giustamente il bianco perché è bianco, il bianco di così non si può. Vediamo se ci sono altre domande. Ah, la crema, sì. No, la crema sono i filtri chimici, quindi riescono anche a modificare le frequenze. Quindi vende dei filtri naturali fatti con sostanze estratte. Ci sono anche certificazioni fatte appositamente, ci sono certificazioni fatte dal Ministero sui filtri naturali, ci sono, cercatele, sono in commercio. C'è ancora una cosa? C'è qualche altra domanda? Sì. Dovremmo concludere che l'industria non ci ama. L'industria non ci ama, non è intelligente. Oppure c'è un connubio tra industria e l'industria i farmaci, diciamo così, le medicine. Dici tu li ammali, io li curo tra virgolette. Allora che fine facciamo? Come ci salviamo? Guarda, diceva, non c'è soluzione praticamente, siamo delle pecore solamente da tosare e poi da mandare al macello. Diceva un famoso industriale del farmaco post guerra. Era un industriale, non pensiamo nomi perché è impressionante, diceva questa frase, cioè su noi sappiamo anche come curarci tra malattie che prima non si sapeva curare, va bene, però dobbiamo fare in modo che così il popolo, così come consuma il cibo, consuma anche i farmaci, perché se fosse tutto sano questo popolo qua, noi dovremmo dedicarci ad un'altra attività, a fare le scarpe per esempio. Non era una prova di quanto, però è indicativo che un industriale riesca a dire che è importante che il popolo sia un po' malato, che così non ci sviluppiamo. Va bene, prendiamola così com'è. Un popolo sano è un popolo più sano anche mentalmente, e più sano anche nelle decisioni partecipative, no? Come energie da fare, no? Di trasformazione del territorio, di collaborazione. Il popolo sano lavora meglio la terra, capito? Quindi, noi ci curiamo, cerchiamo di curarci in qualche modo, ma in questo momento di complessità estrema in cui diciamo hanno, e noi abbiamo partecipato in modo indiretto, ma in qualche modo li abbiamo creduto o ci hanno ingannato, hanno messo sul pianeta circa 120.000 sostanze nuove dal post-guerra in poi, 120.000 sostanze, che non sono sostanze biologiche, e dovevano finire dalle plastiche, eccetera, no? Capite? Quindi il nostro problema è che siamo in un momento storico in cui, così come il pianeta, così come l'agricoltura, il nostro corpo è inquinato. Noi siamo sotto attacco di inquinamento.
noi siamo intossicati. Quindi le diete fatte bene, vanno molto bene, depurative, vanno molto bene, snellenti, va tutto molto bene. Ritornare a qualche cosa che ci faccia per ristabilire e stimolare i vecchi metabolismi. Noi in natura non funzioniamo con lo zucchero, funzioniamo con gli acidi grassi e qualche volta miscela, acidi grassi e carboidrati. Adesso mangiamo troppi carboidrati raffinati e quindi il nostro corpo li chiede sempre, li chiede perché poi si alza il meccanismo ormonale glicemico insulinico, quindi noi chiediamo sempre zucchero. Ma lo zucchero non si può accumulare, va da qualche parte, diventa trigliceride, un meccanismo naturale, è una difesa il trigliceride, la sua viscerale è una difesa, capite? Quindi noi in natura il cuore e il cervello consumano a riposo solamente acidi grassi, trigliceridi e acidi grassi. Importante questo. Quindi le diete che ci mangio tutto perché sto bene, sì, va bene, ma dipende cosa vuoi fare. Se vuoi farti una maratona mangi carboidrati perché li bruci quando vai, perché hai un turbo in più, no? Ma se vai al lavoro non ti mangiare 3 etti di pasta, perché in un anno diventerai grasso, è inevitabile, non perché lo dica io, è il corpo che si difende. Non sa come fargli questo zucchero in eccesso, altrimenti si deteriora il cervello, capite? E allora lo mette da qualche parte, è una difesa. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Quindi a me se una domanda sorge spontanea. Abbiamo chiamato la serata a tavola con il dottore Cannone. Abbiamo visto che il pane, la pasta, i grani non vanno bene, la carne di maiale o le carni in genere sono da tenere lontane, al supermercato è un po' difficile trovare qualcosa perché ci sono degli oli modificati, in vario modo, in un certo qual modo tutto il cibo di derivazione industriale lascia perplessi, a volte è difficile farsi avere tutti in orto sotto casa, insomma se dovessimo avere nella nostra tavola il dottor Cannone cosa dovremmo mettere? L'amico Carmelo ha già detto qualche cosa prima, no? Dice non è garanzia di niente, però un cibo un pochino più a chilometro zero come la polizia municipale che non costa niente, dicono a Milano. Ed è il cibo, cioè, quindi è trasportato, è cotto secondo dei cicli, quindi non è conservato secoli in frigorifero. A Milano compriamo le mele, sono raccolte 3 mesi prima, le lasci un giorno fuori e tutti via, insomma, è così che funziona. Quindi tornare a rispettare un po' la natura, i cicli della natura. I grani antichi ci sono ormai, finalmente li abbiamo recuperati dopo questo abominio. Abbiamo un sacco di grani antichi, il cappello, un sacco di cose, mangiamo un po' di grano intero però, mangiamolo insieme con altri cibi. Perché il grano comunque è un cibo molto rinforzante, molto forte. Abbiamo un sacco di legumi che non sono manipolati, fanno parte di cultura tradizionale. Anche le carni allevate con me tradizionali di tanto in tanto si possono anche mangiare. Pesce pescato prevalentemente, qua ce n'è, non sono industrie della pesca o di allevamenti in cui questi poveri pesci mangiano cibi di altri pesci macinati per crescere più in fretta. Quindi mangiamo concentrati di cose, no? Quindi il pesce pescato si può mangiare. Abbiamo tante risorse ancora, no? Da utilizzare. Nonostante, come è stato appena ricordato, siamo sotto pressione perché anche l'Europa cederà ormai alle multinazionali, d'altra parte la politica è in mano ormai alla finanza, ormai non c'è più dubbio, e sarà costretta ad accettare questo scambio commerciale in cui senza nessun controllo introdurremo e ci troviamo da qui a 6 mesi nei supermercati e nessuno se ne accorge cibi di importazione senza controllo. Ecco. Non solo qualità, perché la cosa igienica quando salta fuori un problema la puoi tamponare, capisci, fai le analisi, tossinfezioni, ha fatto sì, le vai a guardare, fa pericolosissimo, lo fai, hai visto pure. Non si tratta di quello. Non è la parte più igienica da salvare, quella possiamo farcela, ma la tossicosi interna chimica, quella non la puoi togliere, capito? Un cibo lo puoi conservare bene, puoi toglierci gli inquinanti esterni, puoi toglierci le muffe, i batteri, tante altre cose, lo puoi fare questo, l'igiene, capite? Ma la parte interna, quella non la puoi togliere. Se quella è manipolata a monte, quando tu la importi e nessuno ti dice che non puoi importarlo perché lì non c'è controllo, chi fa le analisi all'interno delle tossine o delle catene o dei nicotinoidi o le anfra, queste cose qua?
sono dentro il cibo, perché le hanno coltivate così e questi non hanno più controllo. Hanno chiesto questa cosa e qualcuno ha firmato al posto nostro, perché non è un trattato così, non lo firmeremo per i nostri figli. E sono convinto di questo, ho molte speranze ancora. Volevo intervenire, praticamente col tuo finale ha anticipato quello che volevo, che pensavo io, e cioè noi parliamo di prodotti a chilometro zero, quando ci ritroviamo anche qua nella nostra zona, per esempio, che ci sono limoni e io trovo limoni che vengono dall'Argentina e non trovo i prodotti italiani, e così dappertutto. Quindi è vero che ci sono degli interessi, cioè di commercio internazionale mondiale, però come facciamo noi a valorizzare i nostri prodotti o comunque darne la preferenza se non riusciamo a trovare i mercati? Perché se io trovo due prodotti io scelgo quello italiano, è molto chiaro. Guardi, se non lo trovo, l'intervento prima dell'avvocato Bonica aveva questa dimensione, no? Se non ci muoviamo, non ci aggreghiamo, perché le competenze ce le abbiamo. Non siamo sprovveduti, ma non siamo aggregati politicamente, siamo disgregati, per cui il buon limone locale, o anche siciliano, che qui passa zero, poco più che zero, no, argentino, che è fatto l'anno scorso, no? Che non sappiamo bene cosa c'è dentro, i fenili, queste robe qua, sono comunque tossici per le vie aeree, no? Sono allergenici, queste robe qui, insomma, no? Quindi vai a fare un'analisi ecologica, non te la cavi più. Sono 100.000 sostanze, cosa fai a cercare? Non te la cavi più, capito? Devi andare a monte, devi andare. L'ecologia non è più una scienza, poverina, non sa cosa fare, no? Se lo va, togli, alla fine uno lo mangia di niente, fai un digiuno e sicuramente ti passa l'allergia, no? Però non mangi niente. Allora, non è questa la risposta, certamente. La risposta è l'aggregazione, la condivisione fondamentale, perché se non si va in quella direzione, e tutti stiamo nel nostro piccolo orticello e dopo dobbiamo accettare che ci vendano limoni dall'Argentina, magari pure tossici. E questo è un dato di fatto. Dipende molto anche da noi, da come ci rapportiamo con il nostro prossimo. Il prossimo siamo questo qui, non è l'Argentina, siamo noi il prossimo. Questo è importante. Quindi ecco perché il termine politico è amministrazione, ovviamente, no? Ma l'amministrazione non è altro che una modalità per consentire ad una comunità di poter esprimere dei valori, no? Questo è importante capire. E quindi le amministrazioni devono riflettere le volontà degli amministrati, i quali stanno sponsorizzando gli amministratori, li stanno anche stipendiando. Questo è importante. Noi sosteniamo chi eleggiamo, non viceversa. Questa nozione qua l'italiano è un po' sfuggita. Non deleghiamo e non partecipiamo. Scusate. No, su questo argomento di questi prodotti che noi consumiamo tutto l'anno, limoni tutto l'anno, arancio tutto l'anno, pesca tutto l'anno, tutto sempre a tutta disposizione, no? Una domanda il consumatore dovrebbe farsela in un certo senso, perché se madre natura ha stabilito delle stagioni dove gli alberi fruttificano in un territorio, per cui si vengono a determinare anche degli stili alimentari rispetto a quel territorio dove uno è come dire, vive, no? Non capisco perché il consumatore, che è stato, come dicevo prima, abbastanza condizionato dai consumi, quello qua al supermercato trova il limone, gli serve il limone qua. Io il limone, se non arriva a questo periodo, che ancora sono anche un po' verdi, no? Io il limone durante l'anno non li compro, che arrivano dall'Argentina, dal Cile, dalla Spagna, perché durante il trasporto vengono trattate di fenile, mi sembra, no? Per maturare in viaggio, come le banane che arrivano dall'Ecuador, dove io ho visitato questi, ho visto proprio le coltivazioni di banane come vengono raccolte verdi, quando arrivano in Europa sono già mature, no? Strada facendo con la nave si sono maturate, mentre le banane mature del territorio che restano lì sono qualcosa di completamente diverso dalle nostre, però quelle lì sono piccole, brutte, storte e non le vogliono. Allora vogliono tutte le banane tutte uguali, tutte fatte, perché nel cartone ci siamo sparati tutto qui. Siamo noi che ci siamo adattati a cosa ci impone l'industria alimentare, no?
ci hanno condizionato tale che loro ci vendono per tutto l'anno quello che vogliono e ce lo fanno arrivare da tutte le parti del mondo. Il problema è che viene scombussolato tutto il nostro, come dire, metabolismo rispetto a queste cose qua. Combiniamo una confusione all'interno. Poi il nostro organismo, per forza di cose, come gli animali, come le piante, come noi, si adatta, no? E cambia. Guardi, questo è vero, però è vero anche un'altra cosa, che nel periodo di maturazione naturale di alcuni prodotti noi troviamo sempre comunque in preferenza nei supermercati prodotti esteri. Cioè, nel periodo delle arance, io facevo comprare le arance spagnole e non quelle siciliane o calabresi o della nostra zona. Non li troviamo, inutile che si dica privilegiare i nostri prodotti, eccetera. I nostri prodotti, per poterli privilegiare, bisogna anche trovarli. Sì, ma trovare, perché il problema poi è questo, è il gioco della politica, no? Perché gli impianti di arance sull'area tirrenica sono state rese al suolo perché hanno permesso di importare il succo concentrato dal Brasile e ci vendono i succhi. La colpa è nostra che li compriamo, questo è il problema. Il potere che ha il consumatore oggi non riesce a utilizzarlo. Il consumatore in 6 mesi potrebbe far chiudere anche la Coca-Cola se vuole, solo che non usa questo potere, non lo usa e non usandolo si fa male da solo, perché poi gli permette qualunque tipo di prodotto di arrivare a tavola, no? Allora la colpa io la do ai consumatori che non vogliono occuparsi, da una parte non hanno il tempo, non hanno il coraggio, non hanno la voglia di occuparsi della propria salute. Quello è il problema fondamentale. Io questa scelta l'ho fatta già 30 anni fa, di non comprare più alcune marche delle multinazionali. Io non le compro più, ma da anni. Cerco di consumare prodotto più locale possibile, visto che ci vivo qua. No? E quando vivevo a Milano, andavo, visto che ho creato il biologico, sono stato uno dei fautori del biologico, io consumavo un biologico, almeno è una tutela. Non è al 100%, come ho detto prima, però come dire, almeno non aggiungiamo altri fitofarmaci e altri prodotti nocivi alla salute, già perché quelli che sono convenzionali sono già pieni, almeno lì viene limitato questa aggiunta di prodotti, per cui si fa il meno danno possibile, si cerca di prevenire il più possibile, no? Però dipende dai consumatori sempre il discorso. Il consumatore, io so che le arance si mangiano a dicembre, gennaio, febbraio, marzo, poi ci sono varie specie che durano anche per loro. Però noi non abbiamo la possibilità di produrre arance per tutti, perché sono stati costretti a tagliare gli arancetti. Per cui è più conveniente portarli dal Marocco, dalla Spagna e da altri paesi di tutto il mondo. Ma quella non è la nostra, come dire, alimentazione, è un'alimentazione imposta dalla multinazionale di turno che fa i suoi interessi e dai supermercati. La signora poneva effettivamente una difficoltà di fatto a reperire sul mercato, io la capisco. Certo, non le vuole cioè il consumatore inteso nell'insieme dei consumatori, perché il consumatore come la signora, come posso essere io, che partecipando a queste iniziative percepisce quali sono i prodotti che vanno acquistati e poi deve andare ad acquistarli, quando va ad acquistarli purtroppo spesso ha difficoltà. Oggi gli acquisti si possono fare in tanti modi. Si possono fare online, si possono fare direttamente dal produttore, si possono fare nei negozi particolari. C'è la possibilità di scegliere oggi. Ci vuole del tempo, ci vuole la voglia, voglio dire, però alla fine è difficile. Io volevo dire una cosa, che forse questa cosa sarebbe molto più facile o nei piccoli paesi, ma non certamente nelle. Scusi, perché non c'è problema. Volevo intervenire. No, voglio sentire la signora. Sì. Ma è sul tema il mio intervento, è sul tema. Volevo dire questo, che quello che dice lei, che è una responsabilità anche dell'individuo, quindi
della persona insomma, fare delle scelte oculate è molto limitativo, perché questo è possibile farlo nei piccoli forse centri, nei piccoli paesi, dove ancora esistono delle realtà che sono ancora molto, molto sentite. Ma nelle città, io vivo nella città di Roma e vi assicuro che lì prevalgono le leggi europee, sa benissimo che purtroppo con le leggi europee ci sono dei prodotti che sono assolutamente obbligati alla vendita del mercato. Quindi è vero quello che diceva la signora, io nel supermercato troviamo al Carrefour, quindi senza dico perfettamente il supermercato, io trovo le arance di Israele, trovo le susine della California, ci sono e non ci sono. Rivolta anche al direttore del supermercato, mi ha detto: purtroppo noi siamo condizionati a merciare questa merce. Quindi il discorso che fa la signora è vero, ci vorrebbe probabilmente un discorso di informazione, ci vorrebbe più informazione sull'alimentazione. Il problema che diceva il dottore per quanto riguarda le etichette sono cose importantissime, perché spesso si leggono, hanno dei termini che noi non siamo in grado di decifrare perché non li sappiamo, e quindi prendiamo magari dei prodotti che sono dei prodotti che ci fanno male. Lì è un problema quindi di informazione, c'è un problema politico, c'è un problema sociale. Il problema poi individuale della persona, senz'altro quello è valido, però voglio dire, se la società ci impone quello, spesso e volentieri il piccolo cittadino insomma c'ha poco spazio, a mio avviso. Ma io confermo quello che dice lei, perché è una difficoltà preferire anche avere il tempo, soprattutto nelle grandi città, no? È difficile, come dire, però anche all'interno delle città si stanno muovendo, voglio dire, ci sono i gruppi d'acquisto che vanno a comprare direttamente, ci sono i mercatini. Chiaro che non si riesce, perché uno per fare la spesa completa per il tempo che ha a disposizione in una città, perché ormai si lavora anche di domenica, voglio dire, no? Capisco che uno deve pur comprare da mangiare, no? Per il tempo che ha e c'ha un supermercato, ma anche all'interno del supermercato oggi ci sono gli spazi dei prodotti. E sull'etichetta quello che voglio dire è che con la nuova legge che è uscita, che si applicherà da penso dal 1 gennaio, ci deve essere scritto l'etichetta, la tracciabilità delle materie prime, perché per esempio sulla pasta, vogliamo di pasta o di riso, sulla pasta per esempio le nostre belle multinazionali, Barilla e compagnia bella, no? Fino ad oggi si facevano arrivare il grano o la farina, nessuno sapeva da dove e di che anno era prodotto quel grano e niente. Con la nuova legge invece, anche dei pomodori, dei pelati, della salsa, adesso con la nuova legge sull'etichetta ci deve essere scritto proprio per legge, se no viene, come dire, sequestrato dai NAS, no? Tutte queste indicazioni della tracciabilità del prodotto. Per cui almeno dire: so che questo olio è italiano, oppure come succede adesso, c'è un 20% di olio italiano e il resto è una miscela di oli della UE. Oppure extra UE, se non fanno parte della comunità europea. Per cui un po' d'attenzione, dico io, al consumatore, che poi una volta che si abitua a leggere le etichette diventa, come dire, una forza dentro di leggerle sempre, no? Però uno si deve abituare, all'inizio si farà fatica, però dopo almeno dice: io so che questo prodotto l'hanno fatto in Calabria, l'hanno fatto in Puglia, l'hanno fatto... Che tipo di azienda è, anche se è bio, se è in conversione, se è una multinazionale, cioè tutte queste cose qui dovrebbero comparire in etichetta dal 1 gennaio. Per cui c'è anche l'intervento pubblico a tutelare il consumatore, però secondo me la tutela migliore, e che è un invito che io faccio anche a me stesso, no? Di occuparci un po' meglio della nostra salute e soprattutto di quello che mangiamo, perché da lì arriva la nutrizione del nostro organismo. Come diceva quello, cioè hai un albero coltivato, fertilizzato in modo sano, sicuramente farà dei frutti sani.
se sarà coltivato all'80%, farà dei frutti all'80%, però se farà di meno, voglio dire, perché abbiamo tutto inquinato oggi, ci dobbiamo rendere conto, come diceva Carloni, siamo sotto assedio dell'inquinamento. Quando scopriamo che i pesci si mangiano la plastica, e lo sapete tu, oppure muoiono soffocati, e quando il mare è già inquinato, una fonte di energia diventa, come dire, quasi da scartare, no? Se poi andiamo a vedere i pesci allevati, ancora peggio. Va bene. Per cui c'è un problema grosso che ancora noi non ci rendiamo forse conto di quantità e la gravità di questo inquinamento. Per questo io dico, tutti noi consumatori dobbiamo fare uno sforzo di occuparci un po' di più della nostra salute e anche del territorio dove viviamo, perché le due cose viaggiano insieme, non è che possiamo fare a meno, possiamo vivere bene in salute con un territorio come dire iperinquinato, non è possibile, no. L'avvocato Mollica e poi chiude un ballo. Allora no, volevo soltanto intervenire per in qualche modo riprendere Carmelo, perché ha dato quasi la responsabilità ai singoli consumatori di quello che sta accadendo. In effetti è vero, ci vorrebbe una coscienza collettiva che però ognuno di noi ha, non sa come reagire. Noi ci troviamo con i prodotti argentini, israeliani, eccetera, eccetera, però poi alla fine siamo consapevoli di questo, però mancando quell'aggregazione che solo le istituzioni ci possono dare, non sappiamo più come reagire, perché alla fine inizialmente il discorso è stato portato dal punto di vista economico. È economico prendere un prodotto proveniente da altri paesi, e quindi l'economia ha spostato l'asse del nostro gusto. Adesso sta sorgendo il problema della protezione della salute, perché abbiamo preso coscienza in qualche modo che questi prodotti possono minare la nostra salute, allora a questo punto proteggiamo la salute. Ma non vedo le reazioni delle istituzioni in modo che le persone si possano aggregare. Tant'è vero che i gruppi di acquisto solidale, i cosiddetti GAS, si organizzano da soli. In qualche modo si aggregano, ecco, per far fronte a un certo problema. L'altro problema, quello dell'etichettatura, quello dell'etichettatura non è stato affrontato dalle istituzioni del tutto spontaneamente, è nato un movimento di base che ha messo al muro le istituzioni europee dicendo: voi con questa etichettatura ci state uccidendo. Però questa situazione è nata in senso europeo, proprio tutti i popoli europei si sono dovuti muovere da questo punto di vista. Ma viceversa, la consapevolezza della minaccia alla nostra individuale salute mi sembra abbastanza evidente che è un discorso che deve essere preso dalla politica e trasformato in organizzazioni tali che possono effettivamente tradursi in protezione della salute. Il singolo consumatore non può fare niente. No, certo, noi siamo molto in sintonia con quello che dice l'avvocato Mollica. Io porterei una variante mia personale, nel senso che quello che è stato fatto in questo paese, ma anche in Europa, ma diciamo parliamo noi da italiani, per qualche tempo è valso questo principio, che quindi le istituzioni rappresentassero in qualche modo, come dire, i movimenti del popolo, chiamiamoli così, non la volontà, ma i movimenti, le istanze, le richieste, le cose da fare, gli sviluppi, i progetti. Adesso questo non capita. Le istituzioni sono mancanti, non ci sono. Cambiano, vengono decisioni fatte in un certo modo e tu non puoi controllarle. Non le puoi controllare, perché te lo impediscono. Bisogna aspettare un altro cambiamento. In questo momento di grande stallo, perché io questo vedo, no? In Europa, in Italia, insomma, nonostante le belle parole, le prospettazioni, c'è un grande stallo in questo momento in cui l'economia e la finanza si confondono a tal punto che tu non vedi più l'economia, ma vedi notizie di finanza.
La finanza è una roba finta, il cibo è una roba vera. La finanza non puoi scambiarla per il cibo, che è una roba vera, perché è fatta con una cosa vera che è l'uomo, l'antropologico, che fa il lavoro. La finanza non potrà mai sostituirla, eppure tutto questo viene giocato nella finanza, che determina l'economia. Se questa si chiama istituzione, io non ci sto più. Queste istituzioni qua non ci servono per svilupparci. Occorre cambiare anche la logica delle istituzioni, no? La logica, cambiare anche la filosofia delle istituzioni, cambiare anche il diritto che abbiamo di, fino adesso l'abbiamo fatto perché ci credevamo, poverini, ma già Platone ce l'aveva detto, il senso della delega di rappresentazione alla partecipazione. Platone dice che la democrazia non può esistere, il potere del popolo non ci può, perché il popolo non è una persona, è un aggregato di entità, di esseri umani. Il popolo non è una cosa unica, non c'è il potere al popolo, come se il popolo, come lo Stato, fosse un ente. Non è così, siamo esseri umani. Allora si chiama partecipazione, lui dice, in politica, leggetelo, molto bello, perché poi dopo, quando uno rappresenta il popolo, fa anche quello che fa lui, no? Il popolo è un'entità, no, è fatto di milioni di pezzi. Questo è un pezzo solo che è delegato, non può farcela, per quanti filtri tu possa mettere dentro. La democrazia porta, come nelle religioni, porta alla mona o alla oligarchia, ed è sempre stato così. Platone aveva ragione. Il passaggio qual è? La popolocrazia, che poi si chiama partecipazione. Partecipare vuol dire questa cosa qui, quindi le istituzioni dovranno allertarsi per questo. Quindi il sostegno che noi possiamo dare è questo, no? L'aggregazione che parte dal basso può fare cambiare le cose, può fare etichettare queste età prima di... Quindi leggiamo le etichette, capiamo da dove vengono, però lì non le compariamo e c'è un passo avanti, ma è proprio un piccolo passo, no? Le forme di aggregazione per poter accedere a dei brutti fatti in un certo modo in cui sai la filiera, è il popolo che dovrebbe cominciare ad aggregarsi. I gas sono una piccola forma, certo, e allora si può lavorare con le istituzioni, ma queste devono riflettere questo. Se queste non riflettono quello che il popolo sta facendo, è chiaro che c'è, come ormai è evidente, una discrepanza e una dicotomia tra, come dire, il posto del comando e il posto invece di chi sostiene il comando. Andiamo con i saluti? Certo. È fatto piacere comunque che molti abbiano, più abbiano ascoltato fino alla fine con grande attenzione. Mi auguro che molti di voi saranno presenti anche lunedì, quando parleremo di DNA ed antichi testi sacri, sempre con Baldo Carlonia e con Antonio Zanettieri e con loro, insomma. Grazie per l'attenzione. Buonanotte a tutti.